in Caffè by Night vi ho offerto da Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via, più monti tu uguale prezzi d'ingrosso FPA di bruno corso potenza 183 angolo di alucento torino sexy baby sexy mamme gireranno con gireranno con Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette, il divertimento sarà le stelle, serate con varie modelle perché noi attendiamo l'estate ma si, sì, ma ancora una volta. Ancora una volta, diciamo, ci teniamo. Cos'è ehm... sta roba? Eh, ci teniamo ancora. Cioè, L'estate non era finita. L'estate è finita, purtroppo. Tecni tecnicamente ormai è finita. Si tecnicamente ormai è finita. Si torna, si torna sì. a questo all'uggioso al, eh, autunno. Con, con parole autunno. tue, <ride> si, si, si passa a un uggioso autunno che poi ci porterà a un freddo inverno. Allora, si, si sta ancora abbastanza bene oggi, devo, sì, devo, devo dire. Io devo dire Però che devo di, dire... Giorno bene, di, di, notte, di giorno si sta di notte, bene e di notte fa frescolino. Di notte è da tenere le finestre chiuse, infatti. Io ho la, mia, ho la mia copertina adesso, la notte, sì. sono nel letto, per star perché se no ho freddo. Eh, eh sì, anch'io. Onest onest onestamente, anch'io. Tant'è che il, allora il segnale del ritorno dell'autunno è il ritorno del gatto, per quanto mi riguarda, nella, mm -hmm. nella, diciamo, nei, nei miei appartamenti. Perché devo tenere sai. le finestre chiuse perché se no fa, fre fa freddo, allora il, il gatto. Perché se tengo le finestre aperte, il gatto scappa. <ride> quindi, certo. quindi, quindi è un casino. Tenendo le finestre chiuse, il gatto è libero di scorazzare. Non adesso perché con le finestre aperte, ma di sera il gatto è libero di scorazzare mm -hmm. tranquillamente. Ma Eric, cosa c'è stato? abbiamo salutato ciao, cosa... nessuno, buon pomeriggio intanto da parte Ciao, mia, ciao, da parte ma, di ma cosa che ci tra... facciamo che qua? Vedrei... Che tra poco vedrete i nonni, dicevi? Cosa ci facciamo qua? Per quale motivo? E eh, ormai <ride> no, non serviamo più noi fanno <ride> ci hanno rubato il format <ride> Chi è che ci ha rubato il format? Eh, una, un sedicente nostro amico ah! che fa più le dirette di Roe ha deciso ah! che adesso il post-show lo fa lui prima di noi esatto il giorno stesso il giorno però vabbè stesso. oggi non c'è sì, oggi, quindi oggi a non cosa serviamo oggi noi non adesso non, non serviamo vabbè, più vabbè lui, lui immagino che lo, lo faccia con un livello eh, come posso dire di, Beh, di conoscenza bassissimo no, di, no anche di professionalità bassissimo non vabbè. che noi non che non noi che diciamo sì esatto che... ieri mi fa eh, ma io lo faccio treggi e voi lo fate serio e gli ho risposto da quando siamo seri Noi? da quando siamo e seri, seri di grazie sì. che appena c'è la possibilità cazzeggiamo in modo in modo assolutamente però vabbè Lasciaglielo credere, ah, Sì no, mi, diciamo, mi, mi, mi lascia mi lascia colpito. Anche se ha, ha spiegato ampiamente i motivi. Sono non giustificati, giustificatissimi, francamente. Uh, il fatto che uh, dopo, dopo tot mesi abbia detto: time out, ah, beh. Ma io gli avevo detto, sin, io gliel'avevo detto sin da subito che devo fare tutte le settimane ero in diretta Era una cagata, e lui. No, 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 no con le eh, la cagata, magari no. Però, alla fine cioè, di. di Farti eh. Ro e Smackdown. Ro e Smackdown, soprattutto due settimane. Alla fine ti, alla fine ti Chi l'avrebbe mai detto? Chi Sai cosa? È, detto, durato, eh. è durato finché. No, è brutto da dire. Cioè, è durato finché Ro era di ottimo livello. Adesso che Ro comincia un pochettino. Non, non sto dicendo che stai diventando brutto, Ma no, però. Ma no, secondo me è stata una buona puntata. No, titolo. è stata una buona puntata. Direttivo. Però, 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 continui... Cioè, l'idea che è un adesso. Un po' di ripetitività, è, nel... è bravo, quello volevo dire. Cioè, nel discorso nel è, discorso del è molto ripetitivo. Quello sì. Esatto, cioè è, sì, è, è, uno infatti, show, è uno show molto ripetitivo. Quello sì, ma infatti eh, ne parlavamo l'altro giorno. Io non mi stupirei se a questo punto il Wargames sia a inizio novembre, sia nel prossimo Paperback in game, Arabia Saudita, non Fastlane, eh? ma se in Arabia Saudita, perché il segmento di questa settimana mancava solo Rigal che usciva a urlare Wargames, sì. ed era ecco di Antichismi da un segmento da. D'annuncio del Wargames è eh, casino vero. che è successo eh lo, so, però, che... eh lo so Però permettimi una domanda Se fai Wargames lì A Survival Series Che cazzo fai? Che tra tre, settima... eh, che boh, tre boh, settimane Che dopo Eh lo so eh, Quello non te lo so Non eh. te lo so assolutamente dire Però esatto. effettivamente Non puoi arrivare tra due Non, pu... non ce la fai ancora due mesi Survival Series tra due mesi eh Cioè puoi anche far Puoi anche arrivarci Ma devi smettere Di fare tutte queste combinazioni Che, che bene o male Abbiamo già visto E stravisto da... eh, Però da eh, Purtroppo se Da, da, qua... da quant'è che qui... Da, da quant'è che andiamo avanti Con Owen Zane Cody anche eh... O sarà o meno, o meno almeno da, tre mesi cioè, Più o vai. meno da giugno Eh appunto Esattamente eh, Però il discorso è che Cioè secondo me Non ce la fai ad arrivare a fine Cioè ormai i team sono quelli il gruppo sì, è quello esatto. che, che altre cosa Sto, puoi, puoi fare puoi aggiungere, puoi aggiungere Rollins volendo per fare 5 contro 5 perché in questo momento è 4 contro 4 ma chi è il quinto dei eh, infatti de l'unico ott potrebbe essere McIntyre però perché, perché sta girando però, se fai e mi sembra che andiamo in quella direzione R uh, Rollins contro McIntyre dopo che avrà finito con Nakamura uh, con Nakamura, una cosa. Con Nakamura oh, potrebbe dire. essere lui il quinto riluttante però potrebbe essere lui Qu Vai. Qua tra l'altro c'è da dire una cosa Il tour di McIntyre è bellissimo mm -hmm. Il tour di McIntyre gli sta piacendo veramente un sacco Perché tra l'altro Come poi ha fatto notare anche eh, Cole e Barrett E non mi ricordo chi altro Arriva da motivazioni Da motivazioni plausibili Cioè sì. Motivazioni vere Cioè il fatto che lui sia incazzato Il fatto che lui sia incazzato con Jey E non lo voglia perdonare mm -hmm. è, va, è, è... Cioè, non è una cosa sbagliata. Anzi, ha senso contando tutto quello che Jay Uso gli ha fatto negli anni, per, per quanto Jay, Jay non c'era, a, a Clechar sì. The Castle, perché era solo che non l'ha fatto vincere. Però, comunque è bello che parta da motivazioni che comunque sono, sono plausibili, cioè, sì, sono, sì. sono, effettive. Cioè, detto, e l'ha detto anche: mi sembra Michael Cole al commento. L'ha detto anche Michael Cole, esatto. Sì, che, che strano, per un, cioè, dire che è una persona che sta diventando Hill. Ha ragione. Far, cioè farlo dire più che altro dal commentatore babyface, in teoria, perché Michael Cole è il commentatore Babyface della compagnia. Però, vediamo dove, dove lo portano, ovviamente. Questo, questo, allora, questo. Lui è, chiaro, fai, è chiaro che lui sta diventando il. Sì. Effettivamente, come fai a dargli torto in, quando fa quelle, quelle affermazioni. E non sta dicendo robe campate per aria e tutto il resto. Alla fine il, i peccati di Jay Uso li, li sappiamo tutti e sono, so, sono sotto gli occhi di tutti da uh -huh. parecchio tempo. Sì. Il solo fatto che adesso abbia. Cambiato allineamento, sia si sia rivoltato a Roman. Comunque, non fa eh, come si dice: non, non è che fa ammenda di tutti i suoi peccati. cioè la situazione del, del come stanno bucando Jay e come viene trattato dagli altri. Secondo me è, è molto buono e plausibile perché effettivamente c'è sempre questo grande problema. Nel wrestling, dove se tu giri babyface, anche se eri la persona più spregevole del mondo. Sì. Comunque, poi è come tutto perdonato: tutto sì, perdonato, è vero, è vero. Non, non hai mai fatto niente, non hai fatto niente di male, adesso sei tra i buoni. Ma in realtà mi piace molto questa dinamica con i buoni che comunque non si fidano di Jay perché effettivamente Jay ne ha fatte di di crude nei, negli anni passati. Esatto. È giusto, ha senso, cioè è, il è il famoso discorso unici. di perdonare esatto. e, non di non di e non dimenticare. Cioè forgive esatto, non esatto. I forgive, but I don't forget. Cioè, in esatto. questo caso, nel caso di, di McIntyre, è esattamente così. Vai. Esattamente, eh, poi vabbè, Cody ha pal palesemente detto che è lui. Sì, è esatto. ma che aspettano le Per sire, quanto aspettano... poi Adam Pierce abbia detto non è finalizzato, chi Eh, Non è finalizzato, diciamo sì, perché perché, perché, probabilmente... come, perché come, come, come dicevo, magari non, non sarà solo lui ad andare a SmackDown no? magari ci sarà, ci sarà qualche altro scambio. No, cioè, nel senso, non sarà uno scambio è... uno, uno, con, uno per uno, magari è uno per due o due per due. Secondo cioè, me essere, perché vogliono cioè, aspettare, voglio aspettare dicembre-gennaio, cioè il periodo Rama. Ma La Madonna, siamo e a settembre. Eh? Cioè, se... eh, lo so però, ma perché devono fare sto cazzo di Wargames? Mm -hmm. perché se lo mandano adesso co, lo fa, fanno questo cioè, passaggio o, di o Kodias, war, games, o war Games, o Wargames o Survival Series Match alla fine, cioè, alla fine sì. ci siamo sempre di Survival Series cambia poco alla fine il, il discorso perché comunque siamo al 27, al 27 settembre non hanno ancora annunciato che sarà un Wargames effettivamente Survival Series di solito l'anno esatto. scorso l'hanno annunciato più o meno in questo periodo quindi se c'è manca poco ovviamente a livello, a, livello di, a livello di annuncio però comunque cambia poco se è war games sì, Wargames o Survival Series Match alla fine mi cambia l'idea cioè a questo punto contando i team contando che stanno palesemente costruendo questi due team sì. per fare un match mi dà l'impressione che faranno questo match e poi ci sarà l'annuncio di Cody che passa a SmackDown cioè, sì sì può essere e se lo tengono probabilmente nel periodo natalizio così <ride> poi tanto, tanto, Roma tanto Roma non c'è tanto Roma non c'è quindi alla fine ah, sì ma cambia poi cambia comunque po se la sì, quanto, per quanto periodo... per quanto pare che stia per tornare Roma Reigns dovrebbe essere è annunciato localmente per, è annunciato SmackDown per, il per SmackDown di post, il post 18 ottobre 18 ottobre no è 13 si 13, si 13, 13 è il 13 quindi eh, aspetta eh, che vado a vedere che magari ho sbagliato io sì 13 ragione 13 quindi: sì, sì, sabato. Quindi, sì, 13, 13 ottobre, puntata subito subito dopo. Subito dopo pay per -view. qui e da lì probabilmente cominceremo a costruire il match di dell'Arabia Saudita. Qualunque esso sia, naturalmente. Alla, alla fine, puoi fare anche come, dice, come dicevi tu ieri. Quando ne, ne, se ne parlava tra, tra di noi, puoi fare anche Roma race contro AJ Styles. Perché comunque l'Arabia Saudita non ero io, era, era cosa? Era, era Marco che l'aveva, era Marco. Proposto. Che scusa. Il discorso è esistente. Fai... Puoi, puoi anche farlo, però. Cioè, è, è, un, un è, un è un match. È un match palese che, da, diciamo, da Arabia Saudita. Nel senso che è un match Ehi. per il quale il verdetto non è minimamente in discussione, con tutto il rispetto. Beh, ma comunque, Styles. sai già che fino a resta mia tanto. Roman non perde, quindi, comunque, con tutto quel rispetto. <ride> già... Con tutto il rispetto, è, è già tanto che lotti, Roman, da qui a resta del me. C'è un problema, secondo me, però, in sito nella cosa. Ok, AJ è stato portato via, ma se. Il match della Bloodline con Sina lo fa un'altra persona. Perché dovrebbe andarci AJ contro Roman e non quella persona lì? Ok, però allo stesso punto. Cioè sì, devi... quell'altra persona dovrebbe jobbare come No, no, che attenzione, sia no, 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 per, attenzione. attenzione in non, intende, non intendevo quello. Cioè, le... se tu metti fuori. Venerdì a SmackDown AJ è messo fuori gioco la SoulSyco, giusto? Sì. Sì. Se poi alla fine ritorna e non succede niente con la Bloodline, è un po' la perdita di quello. tempo. Cioè, puoi, puoi anche girarla. Con vabbè, io, noi gliel'avevamo detto che doveva farsi i cazzi suoi alla fine, che, che è la cosa che ha detto Carlo. No, no, che è molto sì, ride, e, ritor e ritorna. AJ. AJ, detto, mm, ho imparato la mia lezione. Meglio <ride> che me ne sto per ricadrare. No, miei. no, effettivamente ha senso, sì, ha esatto. senso che sia AJ Se, Esatto, che è sia per, AJ, per quel, anche quel motivo. perché comunque è uno dei main eventer che in tre anni non hanno mai usato. Uh, come si dice, non hanno mai usato come, viti uh, come vittima sacrificata per, per Roman Reigns. Uh, esatto. Il Vai. discorso, però, è che comunque cioè, anche perché oggettivamente se tu mandi sì. contro Elaine Hyde contro Roman Reigns. A parte lo sfrangimento di coglioni dei Mark e di Elenaite che sarebbero lì a rompere il cazzo. Eh, ma doveva vincere Elenite! Basta Romavinci. Eh, <ride> che comunque sai già. No, che no, ci non sarebbe. sono tutti così. Dai. Questo, questo odio nei confronti dei marchi di, di Roman. Di... Andiamo avanti. dai. Eh, però nel senso. Guarda, dopo, dopo le scenate post uh, Money in the Bank uh, non, non mi stupisco che siano così Se vuoi te lo posso fare in un'altra maniera Se vuoi te lo potrei fare in un'altra maniera Ecco, doveva vincere l'E-Night <ride> Doveva vincere l'E-Night Sì eh, eh, il Money in the Bank Campione Quando del è? mondo, WWE, è tutto okay. Questo è il livello di idiozia eh, Il discorso è che ehm, Cioè, se mandi l'E-Night contro Roman è un peccato perché comunque ti, ti bruci una persona che è in rampa di lancio e farlo perdere non ha molto senso. Eh, piuttosto ti giochi un AJ Styles che comunque può perdere quando vuole, tanto non ne soffre e ti fai in teoria un bel match, poi è eh, sempre il solito discorso con AJ. Noi abbiamo delle aspettative sempre alte perché lui è il fottuto AJ Styles, però effettivamente nell'ultimo periodo un pochino ha tirato la mano, uh, sta, sta tirando i freni, ma ci sta. Sì. L'età avanza e non è che puoi sempre avere certo. i, le J Styles che, ave <ride> che avevi quando aveva nel suo prime. Che io ti direi che non era neanche quando aveva 20 anni, ma addirittura quando ne aveva 40. Periodo New Japan, i primi anni da BBB. Mm. Quello Intanto... forse è il migliore J Styles di sempre. Sì. Intanto mi segnalo il periodo TNA. Mi segnalano una cosa meravigliosa Che c'è nella Vai. mia zona E sono seriamente tentato ad andarci Beh. A Torino In una manifestazione di kickboxing Faranno il torneo degli schiaffi Ah, che è arrivato... Il grande sport Arriva finalmente in Italia eh. Adesso vi faccio vedere L'articolo che è uscito su, su Torino, Torino Today Che è comunque una, una abbastanza, un giornale Abbastanza quotato Non, non l'hanno definito il grande sport Vero? Eh, no, l'ho detto, eh, detto io questo. L'ho ah, detto, okay, okay. Ho detto, ho detto chiaramente, chiaramente io questo. Secondo solo che vi faccio vedere la, la schermata, beh, guarda, mi, mi aspetto di tutto. Eh. Ah, beh, poi, beh no, dai, a tutto l'estate. A tutto eccolo qua. A Torino, negli Stati Uniti, arriva il torneo di schiaffi la prima volta in Italia. Al Parco Rufini, eh, al palazzetto di Parco Ruffini: l'evento insieme ad Altrone. altrone, altrone Borsi, quando ti chiami Ruffini, il, eh. il Mo Fighting Show. Uh, con Vabbè, uh, ah no, questi sono tutti i kickboxer. E poi ci saranno il, il, il campione rumeno. Non so se si legge così. Daniel, Daniel Druga. Che, che fa molto ridere in piemontese. Un nome, un nome del genere. Voglio sperare che sia Druga. Il Druga. Esatto. Il e, Druga. Nei, e, nei omist, e Naomi Star. Che saliranno su ring Per una dimostrazione. Aprendo così il torneo maschile e femminile. A cui sono descritti una decina di atleti, tra uomini e donne. Vabbè, vediamo chi ci sta. So. Sono seriamente tentato. Del kickboxing, con tutto il rispetto, mi frega relativamente Questa devi passarla ma a di Andy. Questa, a ma di questa, so che... di questa boiata. Onestamente devi, sono tentato. Questa roba qua devi passarla a Andy dicendolo: So che tu odi totalmente <ride> le card miste. Sì. Ma adesso, oltre alle Signore si, oltre Signore e signori, il, signore signori, il futuro, cioè, kickboxing <ride> e ceffoni! Kickboxing <ride> e ceffoni, neanche più le, e, poi, e poi vabbè, Alex visto, Alex partirà con il suo solito rant... Beh, che, che, è, da che da va detto, è, tempo, giusti è, è giustificatissimo nel suo caso. È giustificatissimo però, che sì. le MMA non vengono cagate ormai in Italia o comunque sì. eh, mentre stanno arrivando i ceffoni stanno arrivando i ceffoni cioè stanno portando in Italia gli mandaglia ad Alex quasi no gliela mando, gliela mando gliela mando, assolutamente giusto, eh. giusto per, per se glielo, 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 glielo scrivo adesso uh, <ride> tu, tu che adori le card miste, <ride> le card miste guarda qua <ride> e gli mando il link di Torino Day <ride> Kickboxing e ceffoni, tutto, tutto in maiuscolo. <ride> <ride> ecco qua. Me l'ho mandato, adesso attendo, attendo risposta. <ride> Però, una spero che, me la, che, me la risp che mi risponda mentre siamo in onda. Così almeno, cos almeno, cos almeno, cos almeno abbiamo un ottimo, ottimo, ottimo risultato. Comunque, tornando per un attimo al discorso che facevamo prima, visto che qualcuno l'aveva chiesto in chat. Eh cazzo, aspetta che non è partito l'audio, che okay. eccolo qui, un attimo solo che, che mi, mi, rior mi riorganizzo dal punto di vista tecnico, eccoci qua. Games. Eh cazzo, ho perso prima l'audio. Eccolo qua, eccolo qua. Eh, beh, è. eh sì, sì, esatto, il game, arriverà, il il arriverà il momento di... Diciamo, Io così, spero diciamo, che, tutto... contando che Rigal è sotto contratto e in teoria aveva sì, la clausola di un annetto, sì. dovrebbe, dovrebbe riuscire ad organizzarsi. Sì, sì, dovrebbe... Games, sì, eh beh, oddio, forse non siamo ancora nel, diciamo, alla fine dell'anno, però... Penso che alla fine, non voglio dire se ne fotteranno, però penso che lo metteranno. Sì. Lo metteranno fuori Tra l'altro, è, 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 è notevole come la, la voce che girasse ai tempi era che lui voleva tornare a NXT per lavorare per lavorare col figlio. Pare che a NXT non l'abbiano neanche mai visto. William Regal in, in questi 11 mesi abbia lavorato fianco a fianco con Triple H nel, nel main roster, cosa abbastanza <ride> curiosa. Quanto, quanto meno, però, ma diciamo eh, che alla fine, alla, fine. alla fine, cambia poco. Alla fine, cambia, cambia, cambia ma veramente. sì, cambia ma veramente evidentemente era evidente che voleva tornare comunque. Sì, voleva cioè... tornare, cioè, ma certo, Volete ma è legittimo, eh? ma legittimo, Assolutamente legittimo. Uh, uh, tornando alla puntata di Rod di questa settimana, ho detto, ho detto, ho detto, ha, ragione, ha ragione Mattia quando dice che è una puntata. Uh, che è una puntata mm. comunque divertente alla fine. di A me, di, sto, sì. a me è piaciuta. Cioè, L'unico cioè, merci... problema, problema è basta. Già smettere contro Wednesday, Cody e compagnia cantante. Più che altro perché sì, è, è quattro e... mesi che Cioè, Sai cosa? F andassimo avanti da quattro mesi, ma si fossero visti poche volte. Ancora, ancora. Il problema è che li vediamo praticamente eh sì. ogni settimana a lottare ogni uno contro, contro l'altro. Quindi, hai... quindi, quindi ogni, effettivamente, ogni... c'è molta più cioè, ogni settimana è una, una combinazione tra di loro: esatto. esatto. Che poi il problema non è neanche la come... Non sono neanche i match, perché sui i match sono anche belli. Cioè sì. anche però, di... però, sono sempre anche, gli stessi: anche... sono sempre le stesse persone. Alla fine, sì. in mezzo. Anche, anche, quello, anche, il tag, anche il tag di questa settimana è finito comunque in merda. Quindi sai che probabilmente un altro match. Probabilmente nella gabbia, in una gabbia arriva più che altro per evitare interferenze, tra... interferenze per il match. Per quanto è vero che poi devi fare il War Games. Eh, però eh, secondo me arriverà anche un match con la gabbia per i titoli di coppia, perché effettivamente eh, ogni volta Zane e Owens hanno vinto il match e, e poi arriva, sì. arriva qualcuno. Esatto, esatto. A questo yes. giro è arrivato. Cioè, Beh, so, giro è stato... è, sono arrivati un po'. È arrivato un po' chiunque, diciamo. In questa... Sì, infatti in, l'altra volta hanno perso in 5 contro 2. Questa volta hanno perso. Comunque erano in 4 contro 4. però alla fine McDonagh è riuscito a. Sì, esatto, McDonagh fare... che tra l'altro è sempre più detestato. Il tweet è bellissimo. che ha fatto per, per, è, per è bellissimo. Priest, sì. lo, lo facciamo vedere perché l'avevo visto prima. Volevo metterlo in, onda. Volevo metterlo in onda, effettivamente. Eh, sì, perché diciamo che il compagno di Ian Priest. Sì, esatto, del, del signor, signor Money in, in the Bank. Esatto. esatto. Uh... Ah, aspetta, ho sbagliato, eh. aspetta, Jaydi devo andare a prendere JD McDonagh, ho, ho preso il tweet di... ho preso il tweet il... sì, non ho, voglia, non ho voglia di chiamarlo di chiamarlo ex eh, per me no no, ancora... no, no, io lo chiamo sempre Twitter. Twitter. Per me è ancora, ancora Twitter. Ecco qua, eccolo qui adesso lo, lo, lo possiamo far vedere, eccolo qui. Buon compleanno, arciere dell'infamia, campione, don't mention it. Cioè, non, diciamo, non, non menzionarlo. No, no, più che non, fai, com, fai, come, fai, come, fai, come, fai come se non te l'avessi detto, diciamo. no, sai vedere. cosa, sai cosa? Vai. Più che don'en mention it, se, penso che sia. Eh, figurati più che altro per il fatto che gli ha fatto vincere i tuoi di coppia. Ah, ok. Oh, ah, sì, io, tipo you're welcome. No. Diciamo, sì. Esatto, so, io, è, una, è una sorta di you're welcome, sì, esatto. Sembra. Può essere, può essere, può essere tranquillamente. Uh, comunque, parlando di, di Judgment Day, facciamo una piccola parentesi su NXT per un, per un secondo. Perché abbiamo una. Dopo la difesa titolata, di. Di, diciamo, di, di, di lunedì da parte di Dominic Instero di cui parleremo tra, eh, tra non molto peraltro, eh, avrà, lui avrà un'altra difesa, avrà un'altra difesa sabato in quel di, di No Mercy contro Trick Williams contro l'altro Dragon Lee, arbitro speciale. Sì. Eh, non penso che ci sarà un cambio di titolo, cioè, no. penso, perché, perché in teoria con l'arbitro speciale sembra quasi telefonarti, vabbè lo vince Trick Williams che finalmente per una volta Dominic Instero avrà un arbitraggio, un arbitraggio adeguato. Penso che non sarà così, questa, questa cosa, che, che alla fine succederà comunque qualcosa. e Succede comunque sta... qualcosa, con cui o c'è un ref bump e sì, Dragon esatto. Lee rimane svenuto e succede qualcosa, oppure Dragon Lee, in, molto, in maniera molto restia, dar, farà il conteggio per esatto. Dominic. Più che altro. E aggiungo, e aggiungo, e questo sarà il motivo, un altro motivo chiedo scusa che porterà Trick poi a tradire. Sì. A tradire Carmelo nel main event Sì eh, pf, cioè, sta, cioè questa puntata proprio Han fatto, ha, ha, ha messo tutti i semi per tutto Perché sì, sì, esatto. prima Melo che, Trick che va a parlare con Melo Della roba E Melo che gli risponde non gliene frega niente Perché c'ha da pensare da Dragunov mm -hmm. Poi Trick Che, che gli dice eh, Carmelo che, che praticamente seppellisce Trick mm -hmm. perché, pratica, perché Nel, nel Lì durante la firma del contratto. Eh, elenca tutte le persone mettendo dentro anche Trick Williams tra le persone che non valgono quanto lui. Mm -hmm. Quindi, eh, eh, diciamo, Vai. quindi, quindi è, è chiamatissimo. Il termine è chiamatissimo, sì, è assolutamente. Ha senso. Cioè, Ma sia sì, ha sensissimo! Sì, sì. Se, cioè, più, più che lì, lì, il discorso il discorso di, diciamo. Uh, lì Perché Al lì praticamente? Sp perché spiegavo perché sp 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 non ho visto il promo. Carmelo Hayes stava elencando tutte le persone che Dragunov Aveva battuto fino a questo momento. Sì, esatto. E le ha, diciamo, sminuite. E quando è arrivato a Trick Williams si è fermato. Perché comunque stava. cioè, si è reso conto che stava per dire una cosa che non doveva dire, che, diciamo, qualcosa di cui si sarebbe pentito. Però comunque. Il nome intanto lo stava mettendo dentro Esatto, quindi, lo stava mettendo quindi, cioè, dentro Cioè comunque esatto. è, è stata fatta apposta Mi ha detto, battuto hai battuto Wesley hai battuto, hai, battuto hai battuto Wesley Hai battuto un altro, che adesso non mi ricordo chi era Va bene E hai battuto Trick -Williams, Tri Williams E si è fermato Mhm mm e si è bloccato in quel quando ha letto Trick Williams Perché stava per dire Stava, stava, lo stava, per, smi stava per sminuirlo E, non, vo e, non, vo e esatto. non voleva farlo E ovviamente questo Verrà poi utilizzato Cioè Trick Williams che gli dice Cosa, cosa stavi per dire nei miei confronti E, e Carmelo Hayes che si difenderà dicendo No appunto perché ti rispetto Io non ho detto niente di questa, di questa, sì. di questa cosa Mi sono reso conto di quello Ma che sta succedendo Waller? Waller no non era Waller eh, Non mi ricordo non se così. ha battuto Grayson Waller eh, No bravo, non, non era no. Waller non mi ricordo, ah, mi ricordo. Oromensa, Oromensa, Oromensa. Oromensa, sì, Oromensa. Ok. Il main man di Booker T, che non sa neanche come si scrive. Co il co sì, vabbè. Vabbè, vabbè, non, non Anzi, parliamo di Booker T con. Eh, scusatemi, Bronco Lima, Bronco Lima, che non si ricorda il nome a un certo di punto. Black, eh, lui è Black Snow. Oh. Perché non è. <ride> allora, lui non è Booker T, lui è T e Black Snow. è veramente. Non è veramente c'è differenza. È veramente terribile, due cose. Non c'è di assolutamente differenza, cioè l'unica differenza tra Booker T e Black Snow. E che Blukertino ripeto ogni 30 secondi Bukerti, Ah, bukedi, hai, detto, bukedi, hai, bukedi, hai, bukedi. Detto, hai detto Blukertino, no? Purtroppo l'effetto sonoro del cavallo di, di Frankenstein Junior però, però ci starebbe molto bene Cioè, se sono cazzo cose. però È Black Snow Cioè, è, voi ascoltatevi la, la, come È terribile, facevate, no? cioè veramente terribile La puntata terribile. di Black Snow dice le stesse oh. cose <ride> oh e poi sì. fa tipo, wow! E poi fa la vocina, ma, ma perché? Ma che cazzo? Non lo so. Vabbè, io <ride> è, ho arrivato, è arrivato il commento. commento di Alex Dandy, intanto, ah. via, via chat. È, è un commento sconsolato, eh? Un commento sconsolato okay. perché, perché dice, come farci scappare il morto? <ride> Magnifico <ride> punto esclamativo <ride> con, con le emoji della, della mano, del tizio che si mette la mano sulla fronte. Che belle cose. Sì. Io sono seriamente tentato di andarci, ma per riderci, sopra ovviamente su questa, Vabbè, su questa certo. cosa, eh, perché, perché ma... insomma, è talmente. Cioè, l'abbiamo già detto: il power slap è un inno alle commozioni cerebrali, sì. Quindi, però va detto: se uno vuole distruggere la propria vita in questo modo, chi sono io per impedirlo? Da cinico, è eh, proprio perché da altro... cinico. E da, e da merda umana, quale eh, sono? Secondo me c'è un problema. Un problema. Più che altro di. Ce n'è più di uno, però andiamo avanti. A quello. No, il discorso. Quando vedevi quello commentato da Vampire Matt Striker sì. Era divertente Perché erano questi cristoni russi O comunque dell'est Che si menavano Ed era... era una cagatona Cioè era proprio un mero entertainment La cosa che a me preoccupa Della parte del power slap Quello di Dana White È che l'hanno fatto in maniera seria Sì esatto E quindi c'è un... no, L'avevamo di... elencato le regole Del, del power Esatto eh. E quindi fatto in maniera seria Per Praticamente tutto il. tutta la goliardia che ci può essere sì. in questa roba e ti rendi conto. Oh cazzo, ma questo è E quando vedi i Quando vedi i filmati che erano diventati virali ai tempi dei russi o dei polacchi, sì. anche credo. Che si sì, facevano queste queste baccate qua. Onestamente facevano anche. Facevano ridere a noi perché comunque. Facevano ridere perché non. Cioè, vedevi semplicemente tipo questi. Omoni barbuti o giganti omoni grandi sembravano... e grossi Diciamo Perché erano veramente sì, grossi Che si spaccavano che, sembravano... che rimanevano fermi A prendersi dei ceffoni Esatto Che, che è lo scopo più stupido del mondo ceffoni. Però vai, vai. E, e ti dava questa impressione Che questi qua erano praticamente Dei supereroi Cioè non, non ti dava l'impressione Che fossero Non esageriamo adesso No però, però so. nel senso è, è lo stesso modo In cui guardi il wrestling O comunque Gente come Braun Strowman Cioè che picchia una persona sì. Non lo vedi come Un pestaggio vero Ti sembra una roba Coreografato, comunque, che non faccia così male. Capisci che intendo, per quanto lo fa. Sì. Dopo, quando dopo lo vedi... do, parlando di Braun quando Strowman, vedi... scusami un attimo, scusami sì. un attimo. Uh, visto che hai nominato Braun Strowman, dopo manderemo in onda un pezzo in cui uh, Mace e Mansur descrivono l'angle che hanno fatto Smack a SmackDown con Braun Strowman quando li travolge durante la sfilata. Poi vi, ve lo traduciamo. E se capite l'inglese, è molto divertente la descrizione del, del, del tutto. Comunque, andiamo avanti. Com'è molto divertente anche il pezzo che, che hanno fatto, che l'hanno diffuso su Reddit. Parola d'ordine: di Mansur. Di, sai quando hanno fatto Mansur e Mustafa Lì il promo prima del loro match di Crown Jewel in sì. Arabia Saudita? Che, la, che, che Mansur, prati, eh, Mansur praticamente l'ha fatto pa in parte in arabo. E lui spiega che quando ha fatto la parte in arabo ha confuso la pronuncia di una parola. E invece di dargli del, dell'idiota gli ha dato dell'alcolizzato. Che per un musulmano Aha. è grave. Per un musulmano è molto grave. Come, come, cioè, è, di, cioè, nel senso: ovviamente i, mus i musulmani, se voi sapete di, voi sapete di, di religione, i musulmani non possono posso, posso toccare l'alcol. Quindi, per diciamo, un, uh, diciamo, un altro musulmano, accusare una, un, un musulmano di essere sostanzialmente un finto, un finto musulmano perché tocca l'alcol, è un'escalation diciamo, di, di violenza verbale. Molto alta, diciamo. Per una, per, sì. per una rivalità di wrestling. Perché lì non l'ha presa molto bene. No, no, in realtà, in realtà poi, alla fine, alla fine, fine si sono, sono chiariti. Però, eh, diciamo, è, è uno, uno svarione che è diventato involontariamente più. Fa capire quanto Manny parli quanto parli l'arabo normalmente, parli, si, è, si è allenato l'arabo di Benny. Quindi penso zero. Perché penso no, beh, ma in realtà se, se, lo, se senti poi il pezzo, in realtà effettivamente c'è una differenza minima a livello proprio di pronuncia. Quindi gli è proprio uscita male alla, alla fine. Mm -hmm. Non è che non è proprio una, una cosa, diciamo, una, un, un errore tipo, tipo dire... devi dire carota e pronunci melanzana, cioè per dire, cioè sono, mm -hmm. cioè non, cioè per noi sono due parole completamente diverse. Lì c'è effettivamente molto 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 simile a livello... È, è molto molto simile Capito. a livello di poi quel, quel pezzo lì. E... Che stava, a D. No, stavamo parlando di di cosa stavamo parlando perché abbiamo divagato, quindi, quindi diciamo Ah, no, beh, no, degli schiaffoni stavamo degli parlando. Gli schiaffoni, ceffoni, sì. Diciamo che c'è un eh, credo che allora te la metti in questa maniera. Eh, guardare i ceffoni dei Russi, di questi omoni russi giganteschi e così via, dà la stessa sensazione di guardare un incontro di wrestling come quelli di di coso di, di... Di Dena White danno l'idea di guardare un incontro di MMA, nel senso uh -huh. che uno ti sembra una, un gioco, una roba giocosa e finta, tra virgolette o che comunque non faccia poi così male, l'altro invece tratta in maniera sera, quindi è come guardare un incontro di MMA, si esatto. cambia completamente guardare un certo. incontro di MMA, un un incontro giustamente, di giustamente ci dicono, non è, è gio eh, stavamo giocando contro Minor Suzuki o comunque i, mo i momenti in cui tipo mi eh, Misawa o altri, o altri specializzati dello Strong Style si prendono effettivamente a ceffoni per, per diversi secondi durante un Merci Vresi, il contesto è completamente, non, diver è completamente diverso, non è, e è molto più è è violento anche, anche, certo, ma non è, la non è il paragone che stavo facendo, è un'altra cosa, perché comunque... Cioè, Dicevo che è la, è la sensazione che ti danno. Poi è logico che nel wrestling i dicefoni sono diversi e certo. non, non fanno male in quella maniera. È semplicemente il contesto, il contesto con cui guardi una cosa. Certo. Quelli dei russi non ti danno l'impressione che la gente ci muoia. Ci, ci, ci rimanga quando vedi quelli di Dana White, il power slap di Dana White, lo guardi e dici cazzo, ma allora non è una cagatona! per entertainment come sembra quella dei russi, questi si fanno male davvero e lì ti cambia completamente il senso uh -huh, certo. di quello che stai guardando. Vabbè, prima di proseguire con, con, con la roba di Ro, facciamo ascoltare questo pezzo di Bronze Roman di Mason Mansur che è vai, molto vai. Non possiamo farvi vedere le immagini purtroppo per ovvi motivi, però la descrizione è comunque ottima. Questo è il pezzo dell'Ecloth. Oh, no. Oh Brennan, do you want to tell a story about what was supposed to happen in that segment but it didn't? Ah, un attimo solo, perché si è saltato il video. Un attimo solo che, che, lo, che lo riprendiamo, qualche attimo di pazienza. Eccoci qua. Eccoci, ecco, eccoci qua, adesso lo, abbiamo, lo, lo, abbiamo, lo, lo riprendiamo, eccoci qua. Ho il So, it's the back to school fashion show. Oh, yeah, okay. So the whole point of that the like they were very adamant Uh, hunter was super adamant about the, pun the the punctuation note on this segment being uh, titan in the middle of the ring. <laughs> titan, can we please just come broad what <laughs> the in the middle of the ring with uh the lunchbox that i was carrying they sent somebody out to buy a lunchbox they had somebody go to catering and make a sandwich and they had this they had this lunchbox Perfectly made. They kept it on ice so that the sandwich wouldn't go bad. And uh, the point of the segment was we were going to get bulldozed through. Uh, Ron was going to beat the crap out of everybody. He's going to come back, see the uh, the lunch box pick it up, open it, take a bite out of the um, out, out of the your sandwich, ham your out ham out sandwich, of my ham sandwich, which is not true because I'm a pescatarian. It's haram and it's haram and uh, power bomb someone. While eating a sandwich. That was like... Ok, allora lo spiegano che uh, Mace in questa, nella sfilata, uh, aveva, lo, era vestito la scola, scolaretto esattamente come, eh, come, come, come Mansur e aveva tra le varie cose un cestino da pranzo. Uh, in questo cestino da, da pranzo che avevano preso apposta per questo, per questo segmento avevano anche messo un panino che avevano fatto fare dal, che, dal catering. Il punto dell'angle che, che doveva. Che, diciamo che, eh, che è stato fatto era che doveva finire ovviamente con eh, Braun Strowman che gli spaccava di botte, tornava momento. indietro, vedeva il, diciamo il, il cestino da pranzo, lo apriva, prendeva il panino, se lo mangiava e faceva una powerbomb su uno dei due malcapitati mentre mangiava il panino. La cosa non è successa e adesso spiegano perché. Like important... about me, of course. Don't say somebody, E specificano che, che era un'idea un di Triple H e che Triple H voleva assolutamente che fosse, che fosse una diciamo, che andasse a finire così questo, questo segmento. At one point it was going to be uh, uh, It was going be uh, Ricker. Yeah, you know, it was going to be But he got saved. Yeah. But, um, yeah, so... music hits we get the moment the perfect moment that we wanted we shoot got bulldozed like for shoot. Our life shoot i fall forward because we can't we can't see any like we can't see but we were, we were, this is what we were expecting we were expecting turn zoom run oh turn see him bulldoze front, what, kind of thing. what ended up happening was braun <ride> so we get our cioè dice che praticamente non hanno avuto neanche il tempo di girarsi e di, vede di vedere arrivare Stroma. Perché Stroma è arrivato a mille e li ha travolti proprio in <ride> shoot. Cioè proprio li ha, li ha proprio, proprio spazzati via con una, con una spallata. Sì, come il mio virginal è stato distrutto I fall forward. E throw the lunchbox into the air, and it lands in the Purtroppo <ride> per lui, Mace cad eh, cadendo in avanti, travolto da Stroman, per lo slancio e per, diciamo, per la botta subita, lascia andare il cestino, il cestino che finisce tra il pubblico. Andiamo avanti. so actually watch that segment back and it's on youtube because there's a moment where you can tell braun is looking for the lunchbox because hunter really wanted him to eat that sandwich so he he, he takes me out it into the I'm, I'm on the floor this entire time. He's and standing I'm there. And he... I'm like, where's it? Where's the? Where's the? Because I knew how important this lunchbox was. I wanted this sandwich, so sandwich so, so much, so badly. I'm like, where's the sandwich? Where's the sandwich? And then somebody, I see somebody in the crowd is like, it's back there. I'm like. And then uh, uh, Titan, you can comes see Bron. You can Titan see him looking down. around, He's like... looking for me with the sandwich, and I'm like, it's gone. <laughs> uh, I'm selling on the ground. I'm like, it's gone. It's, it's I'm sorry. It, I'm, I can't do anything. I wish I could. Yeah, I, uh, it was I, great. Thought, I thought I was gonna go to the back after that segment and get fired. <laughs> <Because> <laughs> I um, I and don't. then and then remember, okay. So and then he throws me into the ring. And this is just an aside, but it's very funny. The spot we called was that he would throw me into the ring. I'd sell up. He'd big boot me and call for the powerbomb. What ended up happening is he throws me into the ring and I sell around and I sell around expecting a boot, so I'm feeding. And he just grabs me and looks me in the eyes, <laughs> breathing heavily. He goes, ar. and I'm like, what's gonna happen? And he goes, you yeah. he gives me a European uppercut, like he's fucking fit fiddly. Like, it's William Regal. He gives me a European uppercut. <laughs> and then pops the shit out of me. And then as we're going into the back, Euro! As we're going to the back, right, Brennan? Yeah. A fan's trying to give you back the lunchbox, and you're Am like, I, no, because if, if I get if it if back, I, I can it. If I have it when I walk back, they're going to think I screwed it. Yeah, they're gonna think that like you just lost it or you didn't give it to him. Yeah, then, so then I, like, like, no, I no. Some credits they would think I would go into business for myself yeah. by blowing up the sandwich spot. <laughs> it's like Hey, questo, questo, questo pezzo finirà in boccia magna, sicuro. Nella prossima, sì. nella, prossima, nella prossima edizione, perché è, è praticamente tutto, è quello che è, tutto quello che può andare storto in questo spot va, va storto. Esatto. Cioè, abbiamo, bisogno, abbiamo bisogno del cestino, e il pezzo va, vola. Il cestino vola tra il pubblico. Uh, salgono sul ring. Uh, Stroman deve fare un big boot. È una power bomb, e non fa. Diciamo da un cazzottone all'addome al povero, al povero Mansur Amen. E poi lo stende con Poi lo stende con la Baron Poi tentano di restituire il cestino Il cestino a Maze Che giustamente dice No no no, no Ti è tenuto Perché non posso dare niente col cestino Perché se no, pens pensano che ho rovinato volontariamente, volontariamente Volontariamente lo spot Alla fine comunque è venuto bene il segmento Perché comunque il segmento sì. è, è molto divertente Però l'idea che, eh, che, che Dovesse finire con Braun Strowman Che mangia il Mangia il panino del cestino di, di Mace è molto divertente. Non è successo perché è successo, è successo di tutto ed è, è, è finita così. Ne raccontano altre di, di storie. Tra l'altro, nelle, nelle dirette negli ultimi, negli ultimi giorni stanno facendo molte, molte dirette. E uh, stanno rivelando un po', diciamo, un po' di vita molto, loro, molto carino. Sono sempre stati molto, molto divertenti, divertenti sì, sì. ma anche già i tempi degli insiders. Che, che un po' che non lo facevano perché, ovviamente, nel main roster non c'erano tempo per farlo. Sì. Però sono sempre stati molto divertenti. Era sempre raccontato anche quando era NXT, se ti ricordi, raccontando sì, sì. parecchie cose. Assolutamente, assolutamente. Il, il mitico canale. Ricordiamo che il loro canale stava sì. per essere bannato sì, da Twitch perché perché eh, perché Sena Baster li, li ha strangolati, cioè li, No, eh, ha strangolato Manny perché praticamente sì, ma c'era la sì. se tu se loro avevano eh, Alle donazioni, se facevi un certo tipo di donazioni potevi scegliere quale tortura avrebbe subito Manny, che, che molto molto una, due... una roba che è molto una roba quasi da custom da custom Amazon porno, se ci pensiamo alla fine, cioè, sì. cioè, cioè, cioè prendi delle donazioni, scena Bester strangola qualcuno, è eh? un qualcosa diciamo da fetish. Se andiamo sì. era se era molto al limite, qua... però vai. C'era questa cosa qua di, stra... di, di fare una, sci... una sleeper vera a Manny, e sì. Manny è andato, sì, sì, Ass assolutamente. Anche perché Scena, se ti prende, non, non scherza. No, no, anzi, uh, chie chiedere a Dakota Kai per conferma. Eh? Perché esatto. ci sono video. Vi I video di dove, dove lei. Peraltro, molto belli, tra l'altro. Dove, dove, dove Scena spiega le, le mosse di sottomissione e <ride> dove tortura la povera Spesso c'è Dakota spesso Kai. Ovviamente. ovviamente, vittima sacrificale c'è quello dell'omoplata dell o della crossface? Della crossface sì. o dell'omoplata? Sì. Dove c'è proprio la faccia di Dakota che sta piangendo, Poverina Sì, poveraccia. Comunque, sì, Avengers and Punk eh, Average and Punk and Joyer si è abbonato col Prime. Grazie. Grazie. Grazie, il mille sesto mese e se volete abbonarvi, anche voi, c'è anche lo sconto. Tra l'altro, questo mese, se avete Prime, ricordiamo che potete, potete utilizzare la vostra iscrizione per uh, iscrivervi al canale. Non vi possiamo dare molto di extra, No non vi diamo assolutamente, di ass assolutamente nulla. però se volete sostenere i costi del canale, ci fa, uh, ci fa ovviamente molto piacere. Se poi invece non avete l'abbonamento Prime, ma, ma volete comunque iscrivervi al nostro canale a, a qualunque livello, sappiate che, essendo ancora September, ci sono gli sconti. Cioè, mi sembra 25%. Però, se, di sconto. se invece. Se Invece, invece che Twitch se non volete iscrivervi su Twitch ci sono i tier di Patreon o di YouTube Dove lì vi offriamo veramente delle robe in più quindi vi conviene se volete supportare supportarci da o su certo. Patreon o su YouTube Anche, cioè, questa cosa fare non fare... farà piacere a Twitch che noi diciamo che non vogliamo gli abbonamenti qua però effettivamente vabbè mica abbiamo, detto, mica abbiamo detto che, che, che trasmettiamo su Kik cioè, ancora, eh, a non, ancora ci... a non ancora almeno esatto assolutamente ecco, Bene, visto, visto, che abbiamo... visto che abbiamo citato la cosa possiamo mostrarvi questo pezzo Ecco, questa serie di show tra, tra, tra le due. <ride> qui, siamo, qui siamo a livello di cioppa ancora. Qui c'è, diciamo, uh, Dakota Kai, e, anzi, scena bestia che spiega la STF, la step over. È quello lì, quello dove c'è Dakota alla Metti alla fine, c'è l'inquadratura su Dakota che praticamente piange, con gli occhi lucidi che piange. Sì, perché... È è, è, è qua, è, è questo, questo pezzo qua. Vediamo un po' se riusciamo a mandarlo. Un secondo solo. Dovrebbe essere questo. There's the. Scusate. Facelift. Charlie. Across the cheekbones. here. Across the cheekbones. Mm. Oh my goodness. <laughs> Non tanto, non, tanto, non, tanto, non tanto per la faccia, ma probabilmente per, per le gambe. So, look, è. <laughs> <laughs> Povera Dakota. <laughs> guardala, <laughs> guarda guardala da lì. Guarda ma ma non deve, la non la deve la essere la stata un'esperienza molto piacevole. Anche il dicevo. collo le fa male, eh? ha con gli occhi lucidi. Eh beh, grazie. Sicuramente non è. Esatto. Non maltrattate e i, vostri, i vostri compagni often, <laughs> poi Più che altro c'è... No, detto, detto così so, so, non fa ridere. Un look, attimo, che ce lo facciamo vedere. Un attimo solo. Qui spiega, le, diciamo, step you over, toe to hold, hold, face lock. Face lock. Face lock. Esatto. Ecco qui. Siete gentili con i vostri... E c'è, tra pochi secondi vedrete, lo zoom. gota. Della faccia di la faccia disperata della povera, da della povera Dakota Dopo, dopo essere stata torturata da Per Charlie. un video dove spiegavano una mossa Una mossa diversa Però è una mossa reale Perché comunque la, l'STF viene anche utilizzata comunque negli sport del quartiere Non in modo fake Grazie al però... buon Kevin Grazie che ci Grazie l'abbonamento Grazie mille Grazie, grazie, fa grazie fa mille Dicevo, uh, vabbè, torniamo a ho visto che abbiamo cazzeggiato e stiamo, diciamo, abbiamo, sì. abbiamo, abbiamo divagato. Uh, le cose importanti della, della puntata, tu odi e Seth. Noi siamo, e noi siamo il posto serio, ricordiamolo sempre. Esatto. Eh. Uh, è, il è il momento della parte di programma intitolata uh, Everybody Hates Seth Rollins, uh, perché. Porca <ride> puttana! <ride> Tu odi ufficialmente Seth Rollins e il suo tucato. act soprattutto. Cioè, il suo act ovviamente lui non lui personalmente. il suo act. Ok, cioè, io non dico che non può piacere <ride> alle persone. A me va benissimo. Vi piace, sono contento sì. per voi. A me ha rotto il cazzo. Sì. <ride> e non lo so, po cioè, veramente. Settimana scorsa, quando mi fanno gli altri. Ah, beh, però. Per una. Ah, beh, però, se Trollins è stato serio questa settimana. La mia risposta, guardate che tempo una settimana torna a ballare a fare il coglione, a dire cantate la mia canzone. Mhm. Mm e che cosa ha fatto è tornato esatto. a ballare a dire es, es, mia, es, a ballare esatto, come un esatto esatto cantare esattamente esatto quello un attimo che mettiamo, mettiamo, il sotto, mettiamo un attimo che mettiamo il sottofondo adeguato per questo segmento prego vai oh. avanti orca oh, puttana ma Vai. Cioè, la cosa più assurda tra l'altro di questa cosa qua è che sto coro è over. Sì. Non serve che lui ogni 3x2 dica cantate la mia canzone. Beh sì, però... Ce cioè, lo fanno eh, già. Glielo, 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 glielo dicono apposta di dirla, eh. Questa, Beh, questa no, cosa lo, cioè, comunque, so, fa, lo so. Fa, però... diciamo, fa... Il, è parte del suo act, cioè è la, è la croce delizia del suo act. Cioè, comunque, talmente over sta roba. Eh, il suo, diciamo, il suo essere no, 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 stravagante, no, no, mettiamola... Mettiamola, mettiamola così, uh, il, diciamo, il, il pubblico che, che canta e cose, e cose simili. Uh, che comunque devono. Ovviamente, come tradizione nel mondo del wrestling, nella WB in particolare, sì, devono, spi spingono, devono spingere. Spingono, spingono, spingono su Ma questa ci cosa. Sta. allora, io su quello. Quantomeno riconosco a Rollins. Quantomeno poi, dopo che è arrivato il video di Nakamura, sì. Lui è diventato serio. Perché comunque sì. è diventato più serio. L'inizio è... a... l'inizio ce lo pre... Dobbiamo prendercelo. Perché comunque sì. è, sì. è, sì. Sì, è, è elect, però... elect che ha in questo momento. Vai. Torniamo sempre al solito discorso. Questo sta feudando contro un tizio, sta chiamando fu... sta chiamando fuori, perché adesso non mi viene il termine in inglese. Sì, sta in sta invi per... invitando Nakamura a farsi avanti. Sta invitando diciamo. Nakamura a farsi avanti, esatto sta invitando Nakamura a farsi avanti però ricordiamo che Nakamura cioè, non, è una non è un avversario normale Nakamura gli ha promesso in più di un'occasione di renderlo paraplegico di paraplegico esatto. eh, eh, esattamente nel Vai. senso se io fossi al suo posto e avessi una persona che mi continua a dire ti renderò paraplegico quando esco davanti al pubblico la prima cosa che penso non è ballare come un coglione è essere certo. concentrato e voler menare questo tizio è, è tutta lì la situazione. E so che tanto lo farà anche a Fastlane. E a Fastlane sono in un last man standing. Che è un match pericolosissimo. Quindi cioè, non ce la faccio. Non ce la faccio a dire ok. Va bene il suo personaggio. È proprio stupida l'impostazione. E, ripeto, Tutto. mi dà quelle vibes di Ambrose e Rollins che si odiano tantissimo, si odiano tantissimo perché Rollins ha distrutto lo shield. E poi fanno un clinch <ride> Vediamo cosa accadrà A, a Fastlane a Ora che Il Last Man Standing Cosa che peraltro Avevamo fiutato Settimana scorsa Perché comunque L'avevamo detto Che era, era, sì. sicura, era la situazione Più logica per il, Visto che la tematica certo. È tu non ti alzerai più. È, gi è giusto. È logico che la, che la stipulazione sia il last man standing, dove appunto devi, devi eh, incapacitare il tuo avversario in modo tale da non, da non farlo ris rispondere a un conto di 10. La domanda, il però. Adesso, però, c'è un'altra domanda. Scusami, co continua. Poi faccio la domanda, vai. No, eh, più che altro. Eh, il last man standing è il match perfetto per fare l'incasso di priest. Esatto. Volevo, di arrivare, priest volevo arrivare a quello. cioè volevo assolutamente arrivare a quello. Perché però, se eh, comunque vado a finire il match. Se Priest non incassa, è abbastanza ghiotta. Perde un'occasione. Perde un'occasione molto importante, molto grossa per da Un'occasione ghiotta. Dal punto di vista politico. No? C'è anche da dire una cosa: è sicuro. Quello assolutamente. C'è anche da dire che, contando che pare che l'idea sia. McIntyre dopo Coso sì. comunque anche con McIntyre i match saranno belli Belli duri come si suol dire quindi comunque sì. ci saranno anche altre occasioni vero anche che dopo no, un massimo Last no, Last no, no 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 l'effetto audio teoria... del Gabibbo mi dispiace continua pure scusami dopo bella lì eh, <ride> però <ride> però eh... Beh, no dura un'altra cosa col Gabibbo si sì, però ovvio. Volevo dire... <ride> grazie eh, però ehm... dicevo Vabbè, andiamo avanti Uh, figa, mi hai fatto perdere il simbolo. Simbol no, che Ma Adesso allora, non che, mi che vengono perde... le parole. Sei uno stronzo. Grazie. Eh, no, e questo è il abbiamo detto, Aspetta, ti, ti, ti riconduco al filo. Abbiamo detto, abbiamo, abbiamo detto no. che, Prista, che Prista perde un'occasione, però con McIntyre che è candidato... comunque mi saranno duri. Certo, esatto. non sarà un match uno contro uno come McIntyre, per quanto possa essere duro a livello di lottato, non sarà mai duro quanto un match certo. in cui effettivamente tu e il tuo avversario... Vi siete cartellati come dei, fa dei fabbri per Certamente. rimanere giù al conto di 10. Ma più che altro Ovvio... la, la, la domanda è: ok, incassa Priest, ma co eh... come, come fai? Cioè, co cosa decidi? Fai gli fai vincere il titolo? O glielo fai fallire? E se sì, in che modo? Perché se dopo eh, un match del genere lui fallisce, devi, devi, diciamo, devi trovare un ottimo allora, motivo per farglielo spiego, fallire. spiego. Non lo farei ma per un motivo molto semplice. Perché in questo momento, con la situazione dei titoli di coppia, dargli anche il titolo del mondo eh, sarebbe troppo per, da caricare su quella faida. Capisci che intendo? Ok. Eh, perché comunque lui avrebbe dovrebbe feudare contemporaneamente con in teoria Owens, Zayn e, e Jay. Sì. E con Rollins. E mi sembra un po' tanto. Per Beh, quanto... però daresti il pretesto a Rollins per unirsi agli altri quattro. Se eh, lui però chi il è il titolo. quinto, poi? Eh, quella è un'ottima domanda. Chi, chi, chi facciamo quinto... unire, chi facciamo perché unire perché a Giacchino? E puoi anche day. mettere McIntyre come quinto, ma McIntyre vuole andare contro Priest, sì. non contro, contro Rollins. che sarebbe contro non... Priest. Se, non, se, non, se la cosa non avesse il minimo senso dal punto di vista. Dal punto, di vista, dal punto di vista diciamo, del, del della logica, appunto, della storyline. Io ti direi addirittura Jimmy Uso. Però non, non ha senso. Cioè, non Non, no, non, so, non no, saprei come spiegartela, spiegartela. Non saprei come spiegartela in questo momento. Esatto. No, è troppo presto. Però per con, Jay, con Jay dall'altra parte avrebbe senso, effettivamente. Quindi boh. avrebbe senso? Avrebbe senso. Sì, più che altro la mancanza allora. di logica è motivare come mai Jimmy Varò. Cioè, quello è il discorso. Vai. Ti posso dire. Allora, no, in realtà. Puoi farla una roba del genere, ma ti direi di aspettare un attimo. L'idea sì. ci sarebbe, è, è una roba abbastanza strana perché gireresti tutto il discorso sul Judgment Però qual è la cosa che chiedeva il Judgment Day di fa a Jay? Di, di, di portare i fratelli, di portare tutte e due. Cioè, di, no, di, Jay unirsi, che no, di unirsi a loro perché loro sono una famiglia. Sì, ok. Che cosa non ha più Jimmy? Una famiglia. Cioè, quando rischia. Roman lo, quando Roma, quando Roma. Roma lo prenderà a calcio in culo, sì, esatto. quando Roman lo prende a calcio in culo, lui sì. potrebbe andare a rifugiarsi nel Judgment Day, esatto. che avrebbe anche senso pensandoci. Il problema è che lui, in teoria, è di SmackDown. E è non di so, che dovrebbe passare a Rock. Esattamente, esattamente. Quindi... l'unica cosa, però, effettivamente avrebbe il suo senso, nel senso, far unire Jimmy al, al Judgment Day, contando tutto il discorso della famiglia sì. perché comunque. Su Jimmy c'è un discorso familiare, il sì, cioè, certo. discorso di una ricerca di una famiglia che lui ha perso in questo momento. Ed è Ma rispondo a quello che ha scritto nel caffè, ha commentato nel caffè che non avevo, non avevo tempo di rispondere su YouTube. Il discorso è che Jimmy in questo momento è tor... non è che sta facendo Roma, lui sta facendo finta di nulla con Roma negli alti perché sta dicendo: Vabbè, mi sono pentito, tanto è la mia famiglia, mi riprendono. È quello che sta facendo. Non è che lui si sta comportando così a cazzo di cane, ha un senso quasi logico. Quello che sta facendo Jimmy. Sta praticamente nascondendo i, i suoi peccati. La cazzata che ha fatto sotto un, sotto un tappeto, per, sperando che poi alla fine gli altri non gli facciano nulla, sì. cosa che non succederà Ovviamente perché non me ne ne vanno, certo. Però è un po' come. Il marito, cornu, il marito che fa le corna alla moglie la moglie lo becca e il marito che cerca di far finta di nulla, di dire ma no, ma è stata una sbandata, non preoccuparti, non lo farò mai più. E tutto lì. E la moglie che poi non lo perdona. Ci dico in Però in è, in è chat, quella parlando, più o meno la cosa. Visto che abbiamo nominato, eh, nominato Pay Per View e robe varie, ci dico in chat, sai che qualcuno sarà con John Cena al Pay Per View al posto di Styles? Ah no, non yeah. un, gioco un handicap match. Dipende se la United ce la farà... Yeah. Eh, bisogna vedere se la Knight è in grado di arrivare a pay per view o meno. Perché col COVID non sai mai, eh, cosa, Vabbè, non so, se, Cioè, tipo, se, se è ancora positivo il giorno del pay per view, una soluzione trovarla, eh. c è di poter trovarla, O ritorna ai Jay Styles. O ritorna ai Jay Styles dopo il pestaggio. Però, però e... effettivamente il match è un handicap match per gran parte del match, e lui arriva alla fine. E aiuta John Cena a vincere E lì al... che, forse, che forse ha anche più senso Pensandoci rispetto a un a AJ Knight. è sicuramente il piano AJ, AJ è il piano è B È il chiaramente piano B. Il, piano B. il piano B Sì sì assolutamente è, chiar è chiaramente il piano B Sicuramente loro vogliono metterci la Knight Perché comunque in questo momento È la persona più over Che una, hanno uno dei babyface più over della compagnia E quindi Probabilmente vogliono ancora metterci lui Però sì AJ probabilmente è il Mm. La seconda scelta. Ci chiedono se anche Cody Rozza può essere un'opzione. Un po' troppo presto, forse. Cody eh, C'è Cody, cioè. Cody, Cody, cioè, no Cody, per... Cody che rivela allora, il passaggio a SmackDown in questo esserlo, modo? Non lo farei. Potrebbe, però, esserlo, allora, potrebbe esserlo, però mi dà l'impressione che prima vogliono fare devono risolvere questa situazione ah, Ro, sì. con, Ro, con, con Jay. Nel senso che penso che l'idea sia questa: nel momento in cui i Babyface accetteranno Jay. Che è stato una cosa che è stato un come si dice una cosa che ha chiesto che ha fatto codi nel momento in cui Owens accetta Jay, lui dice "Il mio lavoro qui è finito" e qualcuno gli risponderà <ride> "Ma tu, tu non, non hai, hai fatto, fatto niente". niente. <ride> e <ride> ah, lui dice "No". Dirà, ah, 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 no ah, aspetta, 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 dice. E contando ah, che lui, che lui è... aspetta, lui aspetta dice ah yeah" <ride> Esatto, e contando che lui è un grande fan <ride> di Star Trek, certo. non mi stupirei eh, Certo, <ride> va bene no, Allora, che il War Games non, lo, che non si sa se lo fanno è ok, però diciamo che la sensazione che si arriverà a un match tra squadre tra questi quattro, questi due team ormai c'è, è, sì, è male, sì. ragazzi, ripeto Magari non lo fanno in Wargames, ma se il segmento finale di Rodi questa settimana mancava solo riga a urlare Wargames, sì, sì, ed sì, è sì. il segmento che a NXT esatto. facevano sempre per sì. costruire le Wargames. Ci chiedono se abbiamo letto dell'idea della WWE di riportare un screen anche Claudi, permettendo che l'ha fatto uscire Zero News, quindi va presa esatto. con le molle, molto, molto con le molle. Mi lascia, cioè, mi lascia perplesso come idea, perché... Anco l'Audi tecnicamente serve? è un. Sì, primo. Secondo, è un personaggio malvagio. Tu fai, tu fai riportare Bo Dallas con, dopo quello che è successo. Cioè, il pubblico lo sa che comunque è lui. Anco, cioè, no, certo no che perché non, non l'hanno detto. Però chi segue il web sa che è lui alla fine. anche che, che doveva essere lui, chiedo scusa. Anco l'Audi come, eh, come personaggio. Mi riesce un po' di. Vero che siamo in una compagnia dove abbiamo dei mafiosi buoni. E quindi puoi anche fare la figura di Anco Laudi malvagia, che è comunque un baby face. Però mi riesce difficile capire come possono portarla avanti una, una, una storia di. No, una storia di questo storia di Secondo tipo. me, no, secondo me, è una cagata. Xero News ne le racconta bizzeffe di cagate. Sì. Poi magari può anche essere che sia stato discusso un piano del genere, perché comunque. Sto qua ce l'hanno sotto contratto. Esatto, qualcosa, dove, io... qual cioè, per tenerlo, per Cosa... pagarlo, per non, farci, per non far niente, è un po' uno spreco effettivamente, è vero? Anche, perché, anche vero. perché, diciamoci la verità, non penso che verrà, cioè, magari a una prossima ondata di licenziamenti, l'anno prossimo, potrebbero anche pensarci a licenziarlo. Adesso non Sì, adesso, adesso la cosa è troppo fresca. Cioè non avrebbe, Sarebbe stata abbastanza crudele, onestamente. Una, esatto. una, una diciamo, un licenziato dopo quello, dopo quello che è successo. Uh, comunque, vediamo vediamo se hanno in mente di fare qualcosa. Vediamo cosa, vediamo cosa, cosa fanno. Mi lascia, è un piano che mi lascia perplesso se effettivamente. Anche se a me. Secondo così. me è però, finta. La però, cosa. Vediamo, però vediamo. Vediamo che succede. Uh, parlando di altre cose della puntata di della puntata di Raw, uh, Però dobbiamo. Cioè. E siamo a un livello di crossover con NXT mh, che credo non abbiamo quasi mai toccato, onestamente. Tra, no. Diciamo tra, le due, tra, i due, tra i due brand, neanche ai tempi in cui nel 2019 c'era la battaglia. Sai che idea mi stanno, stanno dando? Like questa... Sai che idea mi stanno dando in realtà su, questo, su questa situazione? Più che spingere NXT? Ok. Spingere il binomio E la potenza Che potrebbero avere NXT e Raw Insieme Visto che stanno cercando Di piazzarli A livello contrattuale Certo sì, sì, A livello contrattuale Sì, che cioè, alla, alla, che alla, fine, alla fine Credo che sia molto più semplice La cosa Cioè Loro stanno Artificialmente Con il coinvolgimento Di, di Raw E anche degli altri show Se vogliamo Anche se SmackDown Molto meno Essendo su Fox Però eh, Col fatto che stanno facendo Questo crossover Molto alto con Raw Loro ovviamente Stanno tirando su Tra virgolette Artificialmente I dati di ascolto Di modo che possano poi Venderlo meglio NXT a livello, a livello di, contratto, di contratto televisivo. Non so se li venderanno assieme alla fine Rho NXT. Credo che i due contratti siano anche diversi dal punto di vista economico soprattutto. Però il discorso è. Cercare di far ottenere NXT E l'abbiamo visto con Becky Lynch Gli ascolti sono molto alzati per quanto riguarda NXT sì. Nelle ultime due settimane oggettivamente uh, far, far alzare la media per quanto riguarda NXT Di modo che vai dai network a dire Abbiamo NXT che fa questa media Molto 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 alta Abbiamo Raw che fa questo In questo, in questo momento Perché non li pigliate Perché diciamo non li diciamo, Non, li, non, li, diciamo, non, non ci fate un'offerta vi, vi interessa Questo, questo, questo programma e, e, Ed è così cioè. E, alla fine è, la, è, la, diciamo è, il, è il metodo più semplice effettivamente per, certo. eh, per diciamo per come posso dire per, per, per alzare gli ascolti alla, alla vigilia ROE nexi su Pluto TV no non credo che sia su Pluto su Pluto TV Pe, Pluto TV tra l'altro oggi Cioè non Pluto TV credo, scusa eh, il canale Extreme Sports che è in 35 nazioni europee tranne l'Italia purtroppo ha annunciato oggi che da venerdì manderanno in onda la New Japan. La New Japan ha firmato un accordo con Extreme Sports in mi sembra, Svizzera, Germania, Inghilterra. E anche altri canali e partiranno venerdì mandando in onda Distraction in Kobe che è lo show di domenica, se ricordo bene. In mm. maniera, in maniera integrale, non so cosa manderanno in onda, penso che manderanno in onda lo stesso show che poi va in onda su Access TV ogni, eh, ogni, ogni settimana. Però, se, eh, se ci state ascoltando dalla Svizzera, dalla Germania, dalla, dalla Francia, credo, anche, e da diverse altre nazioni europee, purtroppo non l'Italia, sfortunatamente. Okay, cioè, potete vedere tipo, gratuito, tipo gratuitamente la Japan su Pluto TV sul canale Extreme Sports. Vai, scusami, tipo Uber. Perché Uber e ci senta la Svizzera Può essere può, può essere No lo so Ma lo so È per quello che lo dico Ah lo ok so. uh, Comunque Butch Da quando combatte lì Fa benissimo Ma Butch ha sempre fatto bene Oggettivamente Ah Butch ha sempre fatto bene Anche Butch le me. ha sempre roste. fatto bene Butch ha sempre fatto bene uh, Infatti Non sarei stupito Se vincesse il titolo Francamente sabato Perché tanto Perché tanto Il titolo la, la coppa La heritage cup Perché tanto Alla fine Ehm uh, alla in fine, questo momento come i Brolin Brut sono non facendo, non, esatto non stanno facendo molto quindi alla Contando fine puoi anche, che puoi anche lasciarlo, giù NXT, spalla. Esatto, puoi lasciarlo giù in NXT esatto sì. puoi anche lasciarlo giù in NXT effettivamente vai. sì anche perché Sheamus in questo momento è infortunato alla spalla quindi sì. no, e pare che sia anche bella grave bella seria sì esatto pare che non sia una cosa di, di poco conto speriamo che non sia gravissima però gira voce che non sia una cosa di poco conto ah però beh vediamo. parlando anche di persone infortunate che pare che si stiano allenando pare che Orton sia al Performance Center hanno visto Orton al Performance Center hanno visto Orton Performance Center tutto il contrario di tutto, magari può volere niente, magari semplicemente giù a fare delle pep talk ai nuovi succede. ogni tanto li mandano quelli del main roster a fare comunque un po' di pep talk per parlare un po' della loro esperienza e via dicendo. Sono i cosiddetti workshop si chiamano. Seminari, no, se, seminari, ho preso no, esatto. Beh, ci sono lottatori che eh, non, non rendi off, ovviamente. Però ogni tanto chiamano lottatori per fare proprio una settimana di guest coaching lì sì. a, a NXT, al performance center. Per appunto eh, per portare a un punto di vista, magari un pochettino diverso rispetto a quello sì. della, della WWE. Ci sta, eh, ehm, altra cosa, altra cosa, yes. parlando di brutte notizie e di seminari, ci hanno cancellato Hills. Sì, esatto, ne prendiamo poi questo weekend, ne prendiamo poi questo weekend durante il resto di caffè. Non è una sorpresa, non è assolutamente no. una sorpresa. Perché comunque ce l'aspettavamo? Uh, spiace, spiace molto. Però tutto sommato, vuoi lo sciopero? Vuoi anche uh, un'incertezza che comunque ha sempre caratterizzato la serie dal punto di vista, dal pro dal punto di vista produttivo? Uh, come posso dire, non, 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 non sono sorpreso che la fine star abbia preso è un peccato, non posso cacciamalo. neanche fare dichiarazioni. Mi aspetto che magari quando finirà lo sciopero, magari a me esatto. dirà qualcosa sulla serie. Esattamente, spero Esa Esattamente. È a sapere dove volevo. Esatto, e volevano andare a parare. È finito ufficialmente lo sciopero dei writer, però quello degli autori, però il esatto. diciamo, il, il diciamo il quella del, come, come posso dire il quello degli attori dura. Esatto. Ci sarà ancora per un po', probabilmente, perché esatto. ho letto oggi che. Non, non, non hanno neanche fissato una, un sì. incontro ancora per andare a parlare, quindi proprio sono ancora esatto. bloccati. Parlando di sciopero dei writer, comunicazione di, di servizio, diciamo eh, tutti i talk ritornano lunedì in, in America mm -hmm. tranne, tranne, John Oliver, for... tranne John Oliver che torna domenica. Vai. Quindi Strike Force 5 è finito. Uh, abbiamo detto che avrebbero fatto almeno 12 puntate, siamo all'8, quindi probabilmente qualche mm -hmm. altra puntata la registrano, non riescono a fare. peccato anche per finire il discorso dello show, però alla, alla fine, però sì, comunque sì, penso sì. che nel giro dopo l'12 puntata finiscono, perché comunque poi non avranno il tempo ovviamente di, di, registrare, di registrare tutti assieme eh, l, Appunto il, il podcast. Peccato che comunque era un podcast divertente, però era chiaramente un podcast nato come, Beh, come podcast emergenza, come emergenza, sì. e anche per trovare, per, diciamo per pagare anche i writer, comunque per... Diciamo, per, uh, per, uh, per il Contribuire ulteriormente al, diciamo, alle, a, a fare contributi per, per, gli, per quegli autori che non venivano pagati in questo, in questo momento. Seth Myers, Jimmy Fallon, uh, Jimmy Kimmel, John Oliver, Steven Colbert non patiscono diciamo una cosa di. Quello ah, no, tipo. Certo. I loro writer, sì, ovviamente. I loro writer anche, e anche i writer, quelli, quelli minori, ovviamente, patiscono, hanno patito i 5 mesi di, di sosta. Adesso, fortunatamente, lo sciopero è finito, e quindi, eh, e quindi da, da lunedì si tornerà. Si torna, diciamo, si torna tutti in onda con, con i late night. stato live ci vorrà qualche settimana in più anche se è coperto anche lui dell'accordo dal, dal, dall dall diciamo eh, eh, dall'accordo. In realtà, appena 16 minuti fa ha fatto uh, praticamente non, non c'è più strike force 5 ah, beh, eh, era l'ultima puntata allora di, 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 diciamo eh sì ti passo il link l'ha appena postato su instagram appena postato il se ho letto bene eh, perché poi l'ho letto in fretta però per, come... per, col... per quello che mi sembra che ha scritto, mi sa che non lo fanno più. Anche sì, bisogna, bisogna vedere quante puntate hanno registrato. Da lunedì di... ritorna in onda. Esatto, bisogna vedere quante puntate hanno registrato. Perché mi sembra che ci sia un, un turnover, diciamo, tra la messa in onda e la registrazione di due o tre settimane. Non... Perché tipo la puntata, la puntata settimana scorsa di, di dove c'era John Stewart, lui ha detto ho sentito la prima puntata e poi non ce l'ho fatta a seguire. O parte la prima e poi non ce l'ho fatta a sentire il, il resto. Quindi probabilmente l'hanno registrata. Poco dopo la prima puntata. Ed era la puntata 7 del, del podcast. Uh -huh. Quindi. Quindi probabilmente c'è un po' di turno. Bisogna vedere quante puntate hanno. Magari la puntata 8 che è uscita ieri. È l'ultima, effettivamente. Eh? Però, però vediamo cosa. Cioè, loro mi hanno promesso almeno 12 puntate. Però ovviamente ovviamente, ovviamente. ovviamente. Ovviamente vedremo cosa. Cosa capita. Comunque sì. Eh, la Sweet Tonight torna domenica. E su HBO. Mentre Colbert Kimmel. Uh, Tonight Show e Late Night con Seth Meyers tornano tutti anche loro, anche loro lunedì, quindi, quindi lune da lunedì sera ritorneranno i talk show, in, uh, talk show quelli americani su, sui, canali, uh, sui canali americani. Mi uh, chiedono che ne pensi chiedo, che ne penso di tutta la pubblicità per l'arrivo della carica, e per me anche giustamente, anche sul letto di gente ignata, ma sì, è logico che, che, loro, che loro facciano una... Diciamo, cioè mi dà l'idea di diversi, di diversi punti. Uh, in primo luogo che abbiano molti piani per lei. Uh, in secondo luogo che l'investimento per portarla in WWE probabilmente non è di basso conto, cioè che comunque lei ha ottenuto, uh, uh, avrebbe ottenuto un gran bel accordo dal punto, di vista, dal punto di vista economico. E dal, dal, diciamo, dal terzo punto di vista anche, no, non diciamo una frecciata, però de del tipo, ecco, adesso abbiamo preso comunque una delle stelle dell'AEW, che è vero, assolutamente. Adesso vedrete come si, come si propone, cioè come... Come, come si fanno le cose a dovere, ora che lei finalmente è da queste, queste parti. Fa parte del gioco, è normale, cioè è assolutamente normalissima una cosa del genere. Uh, mi danno mi danno, diciamo, mi dà quell'idea lì che comunque abbiano enormi piani per lei. Adesso vediamo, ovviamente, poi uh, co cosa, cosa ci fanno, co in quale brand in quale brand andrà. Gira addirittura voce di Men roster per quanto riguarda lei. Quindi, vedremo vedremo cosa, vedremo cosa succede. Okay, Bravo un uh... tutti, vai. Potrebbe addirittura. Deb... A me... Io ho pensato che potrebbe debuttare sabato sera nel post-match tra, la... tra Becky e la, e la Stratton a questo punto. Contando che c'è il pay-per view, la presenti lì. Volendo, volendo sì. Se va NXT. NXT, se va NXT Però potrebbe anche andare a RO. Eh? Cioè, tec tecnicamente, eh se, boh. se va no, no, contro, se va contro so. Becky, eh? cioè, potrebbe, uh, potrebbe fare entrambe le cose. Boh, vediamo, vediamo un po'. Tanto parlando di debutti ieri sera. Hanno pesantemente suggerito anche un altro debutto. A, il a, il sì, che bravo, Pilman Jr. Esattamente. Hanno fatto vedere questo, questo brevissimo tease di, diciamo, di una decina di secondi. Nel quale hanno fatto vedere i Cleveland, uh, i, i Cleveland Indians. No, che è Cleveland Indians? Cazzo dico? Uh, I Cleveland, i Cleveland Browns, che, scusa, che squadra, Browns. Che è la squadra di NFL. Uh, WCW, Saturday Night. E un'immagine sfocata di lui che guarda la televisione con. Però quella che si vede essere la maglietta di Brian Pillman, quella, quella storica di quando era, era allo scanno. Quindi eh, era solo, diciamo, era un, è un tease brevissimo. Però si capisce che stanno parlando, stanno parlando di lui. E l'idea è, e va detto, è completamente sensata una cosa di questo tipo: certo, propone, che, che lui eh, sia eh, effettivamente proposto come il figlio di Brian Pillman, e proposto eh, certo. probabilmente con il nome Brian Pillman, Brian Pillman Jr. Perché sarebbe un po' in grado di lo dicevamo anche di Brownbreaker, vero? Anche però, all'inizio mi hanno nascosto che lui era figlio di. di... Cioè, è... È effettivamente continuano a non menzionarlo ufficialmente: Che lui è il figlio, beh, no, che beh, lui è figlio beh, di Beh, no, mi hanno fatto una faida con il padre. Vero, vero. Però, all'inizio, all quando lui l'hanno presentato, per quanto lui combattesse con, con l'attar del padre. Uh, facesse le mosse del padre ci ha messo un po' a dire che questo era il figlio di, di Rick Steiner anche, anche se si chiama Brumbeke non ha detto all'inizio Lui è il figlio di Rick Steiner Su Brian Pillman lo di, lo, da, da come sembra quantomeno lo diranno dall'inizio che lui Diranzi è il figlio ah, sì, ah che sì. perché vedete se lo chiami Brian Pillman Junior Grazie a cazzo Cioè è ovvio che... che ah è vero che hai un re Mysterio Junior che non è il figlio di Ray Mysterio in compagnia Però è chiamato, chiamato Ray Mysterio Però diciamo l'idea è quella di proporlo come il figlio di Brian Pillman Vedremo se anche con lo stesso personaggio eh con, o comunque con, con lineamenti a livello di carter Che ricordano anche il periodo di, il periodo di Brian prima Come, come lo Cannon uh, In questo momento è meglio non dire che il padre Soprattutto contando le sparate di Brassacom Vero, verissimo, vero, vero. c'è anche Sì, anche però questo. ormai si sa già Però ormai è, 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 cioè eh sì, è risaputo sì, è E tra l'altro Bron quando gli è l'inchiesta ha, ha dato una risposta da Top player vero Sì, ha, ha detto Molto diplomatica, lui ha detto Io esatto. non condivido non posso rispondere per mio padre, però non condivido quello che, quello che ha detto. Cioè, non... che è quello io non sono mio padre. E non posso. Si È sfangato è... questa cosa proprio da top player. Nel senso. Ah, certo. non, è... non tutti sono in grado di dare una risposta del sì. genere e uscirne sì. bene. Lui è uscito da Dio in quella sì, cosa sì. lì. Anche perché a volte, si... cioè, per difen... ti metti a difendere tuo padre. E poi lo prendi sì. in quel posto, mentre lui invece si è dissociato, e basta. Non ho visto oh. invece Non ho visto un resta su Netflix Che è quella della OVW devo, devo ancora vederla Ce sì, ne parlano la, bene Me serie. ne ha parlato bene E ci dicono È molto interessante Tra l'altro c'è una ragazza Che appare nella serie E farà dei provini per la WB In realtà no Se è quella che uh, Hollywood È quella che chiama... Perché ho letto io Non è vero che, è No, no, no non, non è che non è vero Era effettivamente a fare uh, A fare diciamo dei, era, era lì a fare i try out uh, Gli hanno fatto dei, dei test medici Hollywood a uh, Ali J Uh, gli hanno trovato dei problemi medici e quindi li hanno, non, non, ha, non, ha il, non ha potuto fare il try-out. Adesso vediamo se sono problemi risolvibili o se invece è una cosa un pochettino più seria. L'opportunità è, è venuta meno esatto. per, quanto riguarda, per quanto riguarda lei. Tra l'altro, Hollywood LJ è anche al centro di un, diciamo, di un caso, se vogliamo, eh, già, già, non, già da un po' di tempo, perché una lottatrice che eh, che, diciamo, che, mh, che era lì in OVW. Eh, L'ha accusata di bullismo e di diciamo altre pratiche poco carine nei suoi confronti. Se volete, eh, se volete cercare online, trovate, eh, trovate diciamo la, la, diciamo il caso. Era stata accusata da, ve lo dico subito un attimo, un attimo eh, Danimo. Danimo che eh, diciamo che ha raccontato che era stata, eh, eh, ha ricevuto da lei atti di bullismo, che era stata anche, anche menata da, da lei e, e, e altre, altre cose. Se trovate Danimo, Hollywood Alligator su, su Google trovate trovato un pochettino tut, tutti i tweet che lei aveva fatto. Se è vera una situazione poco carina, onestamente, una situazione mm. una situazione poco carina. Uh, tornando a noi, tornando alla puntata di Rody questa settimana. Vabbè, Becky Lynch uh, adesso la settimana prossima uh, mentre tanto salutiamo Nicoleo97 che si è abbonato al nostro canale, al nostro canale su YouTube, però a livello a livello Jobber, quindi grazie mille. Grazie. Uh, questo weekend, tra l'altro, per, per il livello Jobber ci saranno due puntate di A Botta Calda: una dopo il, lo show della, di NXT sabato notte, uh, no merse, e poi uno poi lunedì mattina dopo la puntata. Dopo, dopo WrestleMania e per della, della IW. Uh, dicevo, tornando a noi, uh, puntata di, di Raw con Becky Lynch. Becky Lynch ha offerto una title shot a. Tigan Nox, si sono ricordati che Tigan Nox è ancora viva? Ed è una buona notizia, per quanto riguarda Mi è piaciuto allora, lei. Mi ha fatto molto ridere due cose. Prima di tutto, mi è piaciuto che hanno tirato fuori. Allora, prima di tutto, bel pubblico, bel pubblico, sì, annunci di pubblico perché vero. erano. belli partecipi per chiunque, cioè anche per Tigan Nox, che comunque non si vede da una vita. Però... Era, erano sold out in un'arena non tanto grossa, perché c'erano 8000 persone, però l'arena era piccola di suo. Però il fatto di avere un'arena non grande come le altre, di avere comunque il, il sold out. Ha fatto molto risaltare, diciamo, le reazioni del, del pubblico, come sì. spesso succede quando sei in, diciamo, in palazzetti un pochettino più piccoli. Infatti, ha fatto molto più casino rispetto, rispetto al solito. E in più, erano anche microfonati, microfonati meglio proprio per il fatto che comunque e... erano un palazzetto più piccolino. Dicevo, mh, bello come hanno. cioè, che comunque, mi è piaciuto che hanno ritirato fuori Tiganox. Mi ha sì. fatto molto ridere il programma di Natalia. <ride> sì, perché. Tutte le cose giuste e belle che aveva detto settimana scorsa Natalia che l'avevano fatta passare come una babyface mm -hmm. eh, contro la cattiva Becky Lynch esatto. che ruba l'opportunità, le altre, tutte nel cesso, stasera. Le hanno, le hanno, trovata, le hanno ricordato. Guarda, guarda, che sei una heel, quindi, quindi, quindi devi fare che la heel. Natalia è una stronza Che ha detto eh, Io ho perso Ti ho la prossima Ma io sono una scossa. veterana E quindi merito Un altro match Esatto A cazzo <ride> Così Dall'alto dall di non si sa cosa Tra, tra l'altro eh, ma la, guarda, cosa, la cosa, la cosa eh, culmina, Stefano, la... Natalia, Natalia. Non la licenzieranno mai. Perché c'è no? Mai dire mai. Eh, mai dire mai, eh, mai eh dire ma c'è un TJ, TJ. TJ gli serve molto. gli serve fin troppo come producer. Non, non lo so. Se ma, poi comunque, ma poi comunque, Natalia. Natalia oggettivamente, oggettivamente a, loro, ha... a loro serve. Perché comunque è la veterana esatto. che, de, che, che fa la chioccia. E' per quella con cui farla Cioè, regà, non stupitevi se. Per far crescere la J. Cardigil le mandano un ring a casa e le mandano Natalia eh, sette giorni su sette. O semplicemente, eh. se la Cargil comincia a fare gli show con il main roster, molti dei esatto. match che, che la vedranno in azione la vedranno contro Natalia. Ci sta, eh? esatto. cioè, ha, ha totalmente senso. Dal, dal Natalia. Natalia c'è cioè... Detto molto chiaramente eh, Natalia è quella che ha, che ha tirato fuori Charlotte Flair Ragazzi eh, Perché comunque E anche Ronda anche, match... anche, anche Ronda eh? anche Ronda, anche Rousey, Ronda. Eh? Ronda Rousey I, anche, anche, i, i, i match i, I breakout match Di Charlotte Sono tutti quelli Con, eh, con, con Natalia Con, con, con Natalia ma eh, Alla fine fa il suo Vai. Il discorso dell'odio Verso sì, sì, Natalia è, è, per, è, per la, è per il suo personaggio È per, cioè, per, cioè, è per non, il non, suo non non personaggio È il lei fatto lei che comunque eh. È lì da tantissimi anni e, la, e non fa niente È un po' È un po' la situazione Però, se, vogliamo, di, se vogliamo di Big Show Perché ha fatto più turn Lei Che sì. credo Una macchina Nascar Che è la battuta Che fa spesso Big Show Durante <ride> Quando fa l'intervista Ho fatto più giramenti io Che una macchina Nascar effettivamente Natalia è bene o male Sempre Però alla fine è, solo, è semplicemente quello Alla fine Natalia non, non cioè serve Perché comunque se tu hai una come Natalia per, per le giovani, per quelle che devono fare esperienza Natalia è perfetta Assolutamente Poi, oltretutto, aggiungo una cosa la si, la, Non la si sopporta quando vuole Ma quando la devi mettere giù a fare un gran match Te lo fa perché Assu quello corria Vedi Correa Vedi, vedi Correa esatto, Ripley, esatto Ah, totalmente, totalmente, qua. totalmente Cioè, comunque alla fine Diciamo che ha il suo senso tenere Natalia, cosa diversa da Ziggler, perché comunque Ziggler effettivamente non dava più niente, non aggiungeva più niente veramente a, a quello che faceva sul certo. ring, anche nell'aiutare a tirare su altre persone. Natalia serve comunque in una divisione, in una divisione una come Natalia serve come il pane, ragazzi: assolutamente, no? assolutamente. Non scherziamoci. Comunque, lasciando tutte le antipatie Vai. che abbiamo anche, anche noi verso Natalia, perché non è che. Adesso diciamo che Natalia è la nostra. Sì, ma sono, 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 sono solo per il personaggio alla fine, cioè, non, esatto. cioè per, 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 il, per il fatto che è un personaggio irritante. E va detto, è una Hill, quindi comunque è anche normale che sia un personaggio irritante alla, nella maggior parte dei casi. Comunque, tornando a noi, questo, tutto questo discorso tra Tiganox e Natalia culmina in un match lungo ben 2 minuti e 37 secondi, quindi alla fine non è che stiamo parlando di, diciamo, no. di, tanto, di tanto tempo vinto da Tiganox che quindi si guadagna così una title shot Contro, magari, contro magari, la magari vincente tra Trabeia. Fa... Vai, scusa. Spero che con Becky settimana prossima, se ci sarà il match con Becky. Se sarà che, con chi, che sia con Becky o con la Stratton, perché in realtà è un match o per Becky o con Becky o con la Stratton. In realtà, settimana prossima. Settimana sì, esatto. Prossima. Dipende, dipende chi vince sì. il match. Di, dipende di esatto, sabato, dipende chi vince. Ho la sensazione che Becky mantiene, non so per. Non anche so, secondo, me, anche so secondo me, me Becky mantiene. Non so te, Becky mantiene. Sì, eh, però. Uh, tralasciando questa sensazione uh, spero che comunque se fa il match con Becky gli daranno un bel minutaggio perché comunque sì. è un, perché Nox lo merita è, bravi, è brava lei sul ring lei non, non è niente male meriterebbe sì, sì. di più di quello che ha nel, nel coso oltre vabbè, alla storia lì delle, delle ginocchia che poverina l'hanno e quella lì è una storia terribile, la, la storia delle sue ginocchia. Eh sì, poverina. Si è infortunata, diciamo. Se è infortunata diciamo, a una, un ginocchio, poi si è infortunata all'altro. Quindi veramente, veramente, molto, molto sfortunata. Eh, tornando ad altre cose della, della puntata, mi fa molto ridere che la storyline che noi facciamo da ormai tempo per scherzo, eh, per quanto riguarda Gunther e Ludwig Kaiser, sia diventata realtà. Solo che invece che con, invece che Tiffany con, con Tiffany Stratton la facciamo con Giovanni Vinci. Con Giovanni Vinci cioè, ci sta. Questo è. Gunther è ufficialmente il, il diciamo il, il sergente Hartman, uh, Giovanni sì. Vinci e balla di Lardo. E Ludwig Kaiser è il resto del plotone. La, la famosa sì. scena di, di full metal Jacket se l'avete vista di, 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 di del sergente Arman che durante l'ispezione becca dei, del mangiare, del, del, una ciambella con crema. Eh, nel, diciamo nel, nel, nel bauletto di Palla di, di Lardo, gliela fa mangiare e gli altri del plotone la pagano, su una riflessione. È quello che attenderà ora Ludwig Kaiser quando Giovanni vinci. aka palla di Lardo, farà una cazzata per, cita infatti, per citare, infatti... diciamo, il sergente Arman. Vai Aspetto, <ride> mi aspetto che a un certo punto il buon eh, Gunther dica a Ludwig Kaiser lui, Sì, lui, sì, tu lui mi ma piaci, lui, Esatto, lui mangia la pasta tu puoi, 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 e tu fai le pressioni okay, Sì, vai. sì, tu mi piaci, vieni <ride> a casa e ti faccio scopare mia sorella Ma la, la, dina la dinamica è identica, è assolutamente ah, certo. identica È identica la dinamica, eh? cioè, sì. è esattamente quella cioè, siccome, siccome Ludwig Kaiser ha perso questo match e Ludwig Kaiser ha dato la colpa a Giovanni Vinci eh, Gunther dice, ok... È colpa sua, benissimo. Quando lui farà una cazzata la pagherai comunque tu. Quando tu farai una cazzata la pagherai comunque la pagherai comunque tu. E, eh, e Ludwig Kaiser alla fine ha guardato malissimo il povero, il povero Giovanni Vinci. Quindi continuano i problemi. Giovanni all Vinci. All'interno dell'imperium non, non chiamato Gunther, diciamo, l, i problemi. Però, diciamo, Vinci, Vinci è la vittima di questa, come giustamente ci dicono già, di questa faccenda. E Ludwig Kaiser anche, però, lo diventerà per colpa di, per colpa di Vinci. Naturalmente, nelle prossime, <ride> nelle prossime settimane, eh, però ripeto, mi fa molto ridere che quello che noi diciamo per scherzo, Guter allena Tiffany Stratton, ma quando sbaglia la paga il fidanzato. Cioè no, è eh, no, 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 è Sia effettivamente le, la storyline che, che allena Tiffany fa. Ma se Tiffany Stratton fa un match di merda, la paga Ludwig eh, Kaiser. La paga, paga, paga Ludwig Kaiser, Lui è, è, la paga Kaiser. Effettivamente è diventata la storia, è diventata realtà, però di convinci, esatto. esatto. Uh, poi abbiamo avuto Vediamo altre cose della, della puntata Di cui dobbiamo parlare Bronson Reed Che batte Otis E' ripreso il push Di Bronson Reed Da Abbastanza sì. dal, dal nulla E contemporaneamente Si sì, è un pelino Ma nemmeno poi tanto Arrestato Quello di Chad Gable E dell'Alpha Academy Perché poi Chad Gable Va comunque a rompere a romper le balle A Ludwig Kaiser E a Giovanni Vinci Dicendo sì. Guardate che non ho finito Io con, uh, con, con Gunther Però nel frattempo La title shot allora. per Gunther Ce la Ce l'avrà Ciampa Vai sì. È lunga è lunga è veramente lunga. Però sarebbe figo se lo riprendono intorno alla rottura. WrestleMania, WrestleMania, eh, Gable vince il titolo. È lunghissima, mm -hmm. non, non ci credo. Eh, arriviamo ad aprile, effettivamente. Eh, Siamo esatto. a settembre. Eh, quindi... È fin troppo lunga Se già è lunga, Però arrivare, se già è lunga arrivare a Survivor Series che a novembre, eh, so. figur, figuriamoci ad aprile. Che poi è lo, è lo stesso problema che avremo con Roman Reigns. Eh, intendiamoci certo. perché comunque dobbiamo arrivare ad aprile. Per quanto riguarda, per quanto riguarda Roman. Uh, ma fatto, mi è piaciuto che, che, diciamo che, che Wade Barrett ha indirettamente, beh, oddio, non, non molto indirettamente, citato Big E dicendo, promuovendo sì. il tra Bronson e Otis come Big Meaty Man Slapping Meat Big Bitty Man Slapping me Big E sarà contento a casa Esatto, sì esatto, Bellissimo. quello, ma quello mi, mi è piaciuto no, Devo bello dire una, cosa. Bello Posso, omaggio, devo sì, dire una cosa, da quando, ed è una cosa che già abbiamo detto più volte da quando non c'è più Vince che urla in, uh, in cuffia ai, ai commentatori, i commentatori svaccano più facilmente. Anche il commento da WWE è diventato divertente molto divertente sì. da ascoltare. A parte, a parte Black Snow e aggiungo, a parte SmackDown anche. Perché comunque SmackDown. Sì. Eh, li, mi spiace dirlo, eh perché è, è, è sicuramente una brava persona. Però, Patrick non c'entra niente. Patrick, no, con, Patrick con, il team, con il team di commento che c'è a SmackDown, non c'entra veramente nulla. alla, alla fine, e, eh, non a caso, i pay per view lui, lui non li fa, Li fanno solo gli eh, fanno solo. Call con le. Con le con le grace fanno i pay per view, sì, esatto. Ci dicono, grapes, fate fate, salir, quello, fa, fate, salir, fate salire Big Joseph. Bene. Ci dicono fate salire Big Joseph. Arriverà il suo momento, eh arriverà assolutamente il suo momento quando, quando sarà ora lui in realtà aveva già fatto il commento a Raw eh, però era stato poi retrocesso in quel uh, que chiamiamolo retrocessione in quel di, in quel di NXT c'era stato un periodo in cui lui faceva il commento con sì. ma detto, il trio sì. non Madin. era non era granché perché c'era Madden e c'era anche Jerry Lawler quindi non era diciamo un, un, un gran trio a livello di a livello di telecronaca. però Vic Joseph è ulteriormente migliorato forse perché comunque lo lasciano anche un pochettino più tranquillo a NXT sì. lo lasciano anche molto no, la direi, molto, molto libero non hanno più vinti in cuffia, svaccano molto di più. Si divertono tutti molto di più. Vero, 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 vero. Di vero esatto. e, a, e, ti dico, ripeto: call è passato da essere un buon commentatore ha un commentatore che nel match giusto ti cambia il ti, ti fa diventare un bel match o un grande match lui dà commento... col, col da enorme Passa, credito è... col da enorme credito di questo cambiamento anche suo perché lui eh, scusami ti ho interrotto lui evidentemente aveva anche un pochettino gettato la spugna a livello sì. diciamo a livello a livello, ment a livello mentale intendo cioè a livello sì, come, a me Ecco, e lui ha detto, è detto Pancafì, Pancafì, il suo, suo arrivo mi ha, diciamo, mi ha ridato una, una bella botta energetica adesso mi diverto molto di più a commentare a sì, fare sì. di nuovo il, il teco si vede che comunque Col si diverte adesso a commentare no, a commentare ma poi, il wrestling. ripeto, a, si, vede, si vede chiaramente che è molto più libero di fare quello che vuole e si, sente, si sente durante il commento è, proprio, ripeto, è passato da essere un, un buon commentatore a uno che riesce a farti passare anche grazie a, con il commento ti eleva un match Mm -hmm. Che è una cosa che i, i grandi commentatori sanno fare. Che sì. anche, i, che anche i grandi commentatori. Cioè, un match a 5 stelle è un match perfetto. E anche, eh, anche con il commento senza il commento giusto, magari ti perde un po'. Anche, anche il commento fa nel costruirti. Un match e cosa sta facendo è veramente Vero. in palla nell'ultimo periodo. totalmente Ma non solo nell'ultimo periodo, è già un paio d'anni, no, nell'ultimo nell annetto, ti dico: è eh, annetto anche, anche più di un annetto. Da quando, da, quando sono, da quando sono tornati? Da quando sono tornati nei palazzetti? Cioè da quando... dal da, 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 da 2021, dall'estate da, dall 2021 quando, quando sono tornati ufficialmente nei palazzetti? Eh, secondo eh. me più da quando non c'è Vince che gli urla in cuffia, però sì. Anche, comunque... anche. sì, sì, sì. Beh, per lui più o meno è quello, eh, perché comunque loro sono tornati a luglio e il casino è un anno, vista, No, un anno dopo. Sì, sì, scusami, hai eh, no, ragione, è un anno dopo. dopo. Però comunque eh, aveva già fatto cose, cose greche, cose divertenti prima anche effettivamente. Sì sì Effettivamente, effettivamente, Col, eh, va, va, va riconosciuto. Comunque la, con me si divertiva tantissimo eh, che si sentiva. Eh? Ha eh, voglia. Uh, tornando a Dominik's Tiro contro Dragon Lee. Per il titolo nordamericano Abbiamo letto che Domini lui la affronterà. Bel match. E va detto: una delle, Forse una dei migliori pari di Dominik in assoluto. sì, sì. sì. Vittoria. Anche... Vai, scusa. Sorpresa anche la vittoria pulita di Dominica. Sì, qua sì, abbasta, abbastanza, abbastanza pulita, diciamo. Vero? Sì, lo, anche fa, se cadere, ha lo fa cadere, lo fa cadere a Cavalciolo. Per sì, diciamo, sì, però non è effettivamente illegale. Perché comunque gli arbitri comunque non te la chiamano mai quella. cosa No, non dico, te quindi... la chiamano mai quella squalifica, effettivamente è un colpo illegale, perché è un colpo alle parti basse. Sì. Però sì, non, non, è, non, non ti chiamano la squalifica, quindi non la copia. Quindi... Più che una, diciamo, una scorrettezza vera e propria una furbata, se vogliamo, da parte di, sì. di Dominic. È una vittoria quasi pulita. Non proprio pulita al 100%, ma è molto più pulita del solito, eh sì. questo sicuro quanto meno per gli standard di Dominik però un bel match e Dragon Lee tra l'altro è andato molto over col pubblico di, di Rock che non era semplice perché comunque non tutti lo conoscono perché non tutti guardano le cose No, quindi... c'è anche da dire una cosa Dragon right. Lee ha uno di quegli stili che, in, che col pubblico giusto ma in realtà anche non con il pubblico giusto perché comunque il, un match lucia col pubblico di solito vai over perché comunque fai lo svolato un vero? Match... Uno svolazzone solitamente va over anche col pubblico perché svolazza, poi dipende dal pubblico. Se ti becchi Pittsburgh nei suoi giorni <ride> migliori, col cazzo che va, va, puoi, anche, puoi anche fargli un moonsault a uh, 1080, 1080 in un pile driver dentro una powerbomb e, e non ti caga neanche, e non ti caga di striscio nessuno. Mm -hmm. Però diciamo che per un Luciador non è difficilissimo andare over col pubblico. Detto ciò è andato over e questa cosa mi rende molto contento perché lui Bene. è forse quello più vicino ad essere un erede di Rei Mysterio vero, non come quelli che ogni anno provano a prendere mm -hmm. su eh. fine non ci fanno niente. <ride> Uh, poi, tra l'altro abbiamo parlato di Becky Lynch. C'è una notizia che mi è mm -hmm. sfuggita. Uh, a marzo 26 marzo 2024, esce la sua esce autobiografia, l'autobiografia, la la sì. Becky Lynch, The Man, not your average average girl, che evidentemente ha scritto nell'ultimo, uh, diciamo, negli ultimi negli ultimi tempi. Molto curioso di, di vederla, di leggerla, perché uh, se non è, diciamo, cioè dipende, se diciamo, l'autobiografia la. Alla The Rock, come quando l'aveva scritta I tempi della WWE rischia di essere una schifezza. Se è una cosa un po' più libera alla, alla, alla Brian Dennison, per esempio, alla, alla Daniel okay. Bryan, o alla Mick non, Foley. Non così lunga, ovviamente, perché quella di Brian Dennison è, è molto dettagliata e molto lunga. Questa non, no, so non sarà è così parto. lunga, sarà un tempo Eh, basta, pagine, eh, però 300-400 no. pagine mi sembra che sia, cioè non è lunga, effettivamente. No, non è, ma non è neanche. No, è più lunga. Foley's Good, per quello sì, certo, che Day è più lungo. Ovvio, ovvio, ovvio. Però quella di, diciamo, quella di, quella di Brian Dennison, comunque, non è tanto cortina, eh. Cioè, è, subito, è molto bella uno, ampia è bella ampia eh? lo dico subito eh sì perché tu ce l'hai la, la copia è 336 qui mi dice quindi quindi effettivamente non è non cortissima tutto, tutto sommato vediamo vediamo cosa vediamo cosa cosa esce vediamo cosa vediamo cosa faranno di, diciamo da, con, con, quella di, con quella di Becky Lynch uh, comunque dicevo uh, e questa è a marzo. tornando alla puntata di Roma mentre eh, Mattia sta cercando la sua copia del libro eh, del libro di, di, Dan di Brian Danielson eh, che si intitola eh, Mi sembra Yes, My In Probable Journey to the Main Event of WrestleMania esatto, che è uscita nel, lontan nel ormai lontano 2016, sette, sette anni fa. Eh, altre cose della puntata parlando, di, parlando diciamo, di persone vicine a Becky Lynch, Nia Jax, di cui parleremo tra qualche, tra qualche, tra qualche istante. Eccolo qua, adesso abbiamo... riprende la cuffia. Mattia, eccoci qui. Era 336. Eh... Su Amazon c'è scritto 336, quindi bene o male siamo da quelle parti. No, io ce l'ho a 303 pagine. 303. Allora, eh, allora è la prima ver versione. La ok, la versione riprint. ma magari La versione riprint, ripri il paperback è 336. Sì, esatto. Ok, sì, allora magari hanno. È un po' più piccolo il formato e quindi hanno allungato. Mm. Magari hanno aggiunto, hanno aggiunto anche non, qualche, qualche pagina. più Non mi in sembra più. che abbiano aggiunto capitoli. No, eh, dovrei, dovrei, dovrei vedere la versione paperback effettivamente. In questo momento non, non l'ho, quindi, eh, quindi non lo so. Comunque, sì, siamo su intorno alle 300 pagine, è comunque bella ampia come, diciamo come, come, come biografia. È scritta anche tutto sommato. Uh, no, non piccolina a livello di a font scusami non ampia volevo dire volevo dire esatto contrario a quello che ho detto è scritta così è scritta sì. così quindi comunque comunque diciamo che di, di roba ce n'è effettivamente è una bella biografia, una, se, se sì, è una bella leggere, biografia molto onesta, biografia onesta molto, una molto onesta fin troppo anche sì. tra l'altro però però molto onesta molto molto onesta sì, sì. Sempre, sempre molto divertente l'aneddoto di, di lui che racconta quando stava per intrattenersi diciamo così per la prima volta con quella che poi diventerà sua moglie sono gli e quando diciamo le cose stavano cominciando a diventare Uh, come posso Calde, dire alieni. Interessanti Sono entrati Seamus E Teddy Biasi Junior Nudi con, con un cappello da cowboy Ubriachi fradici Diciamo A, a interrompergli a, uh, Teddy Biasi Che fa pat pat, pat Su Bri Mentre Era Diciamo Nuda sotto le coperte È, un, è molto Cioè Nel momento Non deve essere stata La cosa più piacevole Del mondo Immagino Per quanto yeah. riguarda L'autore del tram Adesso poi con gli, con gli, Negli anni successivi Ci hanno riso Ci hanno riso anche sopra L'hanno anche citato Durante, durante Total Divas, come, come, come episodio. Perché più che altro perché l'idea era che, che, che gli altri non riuscivano a credere che Dennison fosse andato a segno. Con diciamo, con, 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 Bri, con Bribella. Peraltro, anche tutto sommato. Anche. Non voglio dire giustificato. Però effettivamente c'è come posso dire? Uh, come, come si dice in, in inglese? È effettivamente ha colpito molto sopra il proprio peso, se andiamo a vedere. Buon per lui, sì. eh? Buon per lui, e buon per entrambi. Sono, sono, una, sono una gran bella coppia, hanno anche una gran bella famiglia. Tornando a noi, parlavamo di. Visto che abbiamo parlato di, di Becky Lynch. Parliamo della sua, di una, diciamo, di una. di un personaggio abbastanza simile, se vogliamo. Naya Jax. <ride> Che non, è simile, non è simile per niente, però vabbè. The eh, badest woman the the on the planet, on the planet. Po Povera Zoe Stark spaz spazzata via in, in due minuti e mezzo, anche lei, spaccata di botte da, da Nia Jack Sai che è un peccato che non sia the best bad, human being on the planet? Perché sennò me la sarei immaginata come la mascotte della de, di Greendale di community. Ah, Te sì, hai hai a vista? caso. Hai mai visto? Hai mai visto no. il Green Day Human Being? Quello no, Fate quello no, quello fa. non l'ho visto. Vai a vedere com'è il green Day, human being green, eh, gr green Bay, scusami, non. Grendale, okay. ah, Greendale, scusami, Greendale Human Being, eccolo qua. Il costume del. Ah, bello! La della... Che è fatto così so, Perché so, non sono, nessuna etnia, ma sono i puppies di, di, di Power Rangers. Abbastanza, sono, sì. Sono sì. molto simili con la Jeep. Sì, 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 sì. <ride> sì, Assolutamente sì. Vabbè. Sono fatti così perché non deve rappresentare tutte le etnie, e non sì. deve esserci non deve essere offensivo. E è... Esatto, e quindi è È, è questa... bianco, è generico, cioè proprio è generico esatto. al massimo. Esatto, è completamente generico. È bella. Che, che serie che è commutata? Vabbè, comunque, Nia Jax, prossima avversaria. O comunque, una delle prossime avversarie per il titolo, ovviamente. Di... Non contro sì. Ria Riarippy, probabilmente perché è il. Però, però quando poi Riarippy, eh, secondo me fanno un triple threat. Con che la testa, sì. infortunato anche Raquel Esattamente, puoi anche fare così. Oppure vai con Racket Rodriguez e Nia naja Jax. E poi alla fine, alla fine poi vai su Riyadh Ripley. Perché anche Riyadh Ripley paga il fatto che comunque in questo momento è senza avversaria. Se andiamo, esatto. se andiamo, se andiamo a vedere. Quindi, quindi, deve, deve esserci, diciamo, deve esserci, diciamo quel, quella, quel, quel problema lì da risolvere. Uh, altre cose, cosa c'è da dire? vabbè di Miz TV con Drew McIntyre abbiamo abbastanza detto, abbiamo abbastanza accennato. Bello, di me, di, di a me è detto. piaciuto. Bel segmento purtroppo McIntyre, perché... non, purtroppo, McIntyre non ha spaccato di botta di Miz. Uh, per Beh, più o meno ma... gli ha tirato una testata. Eh, ho capito, ma doveva menarlo molto di più dal mio punto di vista. Però, vabbè. Però, oh, mi, è piaciuto mi, è piaciuto, mi è piaciuto molto che, tipo, Miz, ti aveva roppi i coglioni e, tipo, E McIntyre, Miz, stai zitto. Sì, stai <ride> zitto. E poi, e poi, e poi b, b, lo zittiva e poi vinto un po', riprendeva a rompere i coglioni. Miz, stai zitto. <ride> riprendeva e alla fine la menata. Alla fine ha tirato, tirato la testa. Alla fine ha tirato la testa, ha come... zittito. Buono anche sì. il match, diciamo. Buono anche il match tra, tra sì. Mac e, e Coffee Kingston Però ha finito, uh, finito come, come posso dire, il. Cioè. Uh, uh? okay. Mmm. Interessante sta cosa è successo. Cioè è arrivata una risposta Dal, dal director Of environmental nature eh, Del mm -hmm. sempre, di, sempre a che fare con Wembley e okay. hanno eh, scritto che eh, a ulteriore conferma della sua richiesta le confermo che la tennis, cioè il pubblico presente a Wembley per Olin, dice questa persona, che si chiama eh, Chris White, director of environment and leisure della, del concilio di Brent. Dice che il pubblico a uh, Wembley per Olin era 85.528. Ok. Quindi abbiamo anche, abbiamo anche questa. Boh, vabbè, ormai, ormai ognuno è. Ognuno dice ormai è, diciamo, ormai, diciamo, è una Come posso dire, è siamo al. È una, è una cosa. Una sì, cosa, ormai bello, è. So. Io, io ripeto le mie impressioni. Secondo, me erano, secondo me erano molti più 70.000 all'interno di, que, di quello stadio. Però, vabbè, ormai. Cioè, uno cosa, cosa dice una cosa, una cosa dice un'altra. Una un boh, non, si sa, Ma non sì. si sa niente. Ripeto, ormai è come le attendenti <ride> di ognuno Vrestelmegni. Sì, quello esatto. Quello esatto. Più vuole, sì, probabilmente è quello, eh. Probabilmente è anche quello, vai. Uh, poi vabbè, tornando, tornando a noi, tornando ad altre, ad altre cose, um, domanda. Vai, eh, come mai? Eh, aspetta, eh? Sì, vai, 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 vai pure. Quello di Coso, King of Queens è diventato: è, è, è diventato un meme? Kevin James è diventato un meme, stituto, non lo so, vabbè. onestamente. Cioè mi, Hai notato anche te questa roba, che ci sono continuamente foto di Kevin James. In versione King of Queens che dice <ride> perché. Non lo, non lo so. Non lo so. Ma per qualsiasi cosa, non, lo, non ne ho la Ma minima nel wrestling, non ne, ha, mm. non, ne ha la minima, non ne ho la minima idea. Guarda, cioè, non sapevo neanche che fosse diventato un meme francamente, Kevin James negli ultimi, negli ultimi giorni, sì, adesso? adesso Nelle ultime settimane. Sì. Boh, non lo so. Uh, poi, 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 uh, altre cose della puntata di, di Raw, vabbè, uh, alla fine il match tra McIntyre e Kingston viene segnato dalla presenza di Ivar che sp spacca di botte, che spacca di botte prima che Xavier Woods, è la cosa causa la distrazione di Kofi di Kingston che perde e la, questa questione tra il New Day e i Viking Raiders va avanti. Ma detto che la stanno portando avanti, per quanto comunque anche loro un po' che vanno avanti tra di loro. Vedi per esempio il Viking, il Viking Rules match e altre, altre cose. La stanno portando avanti comunque in modo gradevole. Mi piace quello che stanno facendo con, con i Viking Raiders e il New Day. Allora ti dico, quando c'era Riddle mi piaceva il triangolo in tre, adesso che purtroppo sono rimasti in due, sì. eh, perché Riddle non c'è più. Ti dico che a me comunque piace come stanno gestendo il New Day con i Viking Raiders. Ma anche McIntyre, ripeto, il turn di Macintan, la, il, il, la gestione di McIntyre è molto bella nell'ultimo periodo. Bel turn, non scontato, eh, fatto bene, con i tempi giusti. Cioè, bello, mi sta piacendo come stanno gestendo tutti, tutti quelli coinvolti in questo momento. Bisogna capire adesso quando torna Eric, sì. quando torni tu. Sì, no, io non c'entro niente. Cioè, il mio omonimo, diciamo, alla, alla, alla fine. Uh, ok perfetto. Ah sì sì, mi hai mandato il messaggio degli strike, strike force 5 Vabbè, vediamo se, vediamo se ci saranno altre puntate o meno. Però in, in teoria non dovrebbe non dovrebbe avere che tempo. Meno che, a, meno, a meno che non ne abbiano già registrate altre. Vai, scusami. Io sto aspettando che riniziano col Sunny Pod, ma mi sa che aspetteranno il, lo strike dei, degli attori per farlo, sì. Uh, boh, vediamo, vediamo cosa succede lì. Dicevo, tornando a noi, vediamo che cosa succede con New Day e con Rivera, soprattutto con Drew McIntyre, perché Drew McIntyre ancora una volta se n'è andato senza, diciamo, senza aiutare. Gli altri del New Day quando venivano spaccati da, da Iva durante, durante il pestaggio post-match. Post Ulteriormente a proseguire, diciamo, il suo, il suo passaggio, passaggio, oh, passaggio di verso gli inferi Sì, abbiamo, abbiamo accennato del, della cancellazione di Hill, però ne parliamo ancora, ne parliamo ancora questo weekend. Comunque, rispondo a Kane 7799. Nato del, della cancellazione di Hill, però ne parliamo ancora, ne parliamo ancora questo weekend. Comunque, rispondo a Kane 7799. Abbiamo, abbiamo avuto un piccolo, piccolo problemino. Ci scusiamo per il. Ci scusiamo per il per il contrattempo però alla fine siamo, siamo regolarmente tornati, eh, tornati in, in discussione Mattia è andato un attimo a prendersi qualcosa da bere e eh, rimaneva diciamo solamente il main event di cui, eh, di cui parlare per quanto riguarda eh, per quanto riguarda l'edizione di Raw di questa, eh, di questa settimana c'è un messaggio che adesso leggo da youtube un attimo solo Uh, continueranno anche a nominarsi, visto quanto è caduto NXT, ottimo hit però per Nia Jax durante il suo proprio, vero, 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 eh, perché, perché il pubblico la detesta, quindi quindi, quindi c'è, diciamo, c'è un po' di c'è un po', c'è un po', diciamo di, di, di sentimento di sentimento, di sentimento reale diciamo, su questa, uh, su questa su questa situazione, riecco Mattia Di Noi riecco Mattia Di Noi che riprende il suo uh, riprende il suo posto in, in in postazione adesso lo mettiamo anche in diffusione Eccolo qua. Ok, eccomi qua. Dicevamo, men evento, abbastanza saga dell'overbooking. Ma era prevedibile sì. alla fine. Molto che divertente. La cosa, che la cosa sarebbe finita in, in questo modo. Quanto meno, come abbiamo detto in precedenza, effettivamente serve ulteriormente a. A, diciamo, a, crea a creare gli schieramenti, a creare diciamo, le, le fazioni per quello che sarà un inevitabile scontro a squadra Vedremo quando, ovviamente. Quando accadrà, naturalmente, questa, questa situazione. Perché questa tu cosa. dicevi che uh, NX, uh, pare che le series le hanno vendute col formato per un ring solo. Eh, sì. Quindi mi viene il dubbio che magari portano il Wargames uh, in Arabia a questo punto. Perché no? Però a questo punto, la domanda è cosa fai poi tre settimane dopo, con eh boh, eh, diciamo, con, so. eh, con, con, con Suero Series Perché se fai una, poi è un po' inutile fare un match a squadra tre settimane dopo. Uguale no, Dezzi, non fai il ne... match a squadre con queste squadre qui. Boh, non lo so, eh, non, non lo so. Ti rispondo nella stessa maniera, in cui Beh, lo, lo dovremmo scoprire presto, perché, comunque, si presume che una struttura di questo tipo venga eventualmente portata in Arabia Saudita molto presto. Uh, con, con notevole anticipo per, anche I, per lì un po' più ti rispondono nella stessa maniera in cui ogni volta ti rispondono i rispondevano i quasi gli ospiti di... Gli intervistati di... di walter flanagan quando gli faceva vedere la, mm -hmm. la lima sì? uh, I don't know. non so non so non lo so, eh, no, so. No, so. non lo so. Vediamo, non lo so, vediamo un po' cosa, cosa capiterà già a partire dalla prossima settimana, anche perché comunque c'è sono... la questione di codice, c'è la questione di, diciamo, di come, 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 come possiamo... Allora, è carino che comunque ci siano tante, c'è tanta carne al fuoco, tante cose da fare, tante risposte da dare, tante mm -hmm. cose che possono, tante direzioni in cui possono andare. Il discorso è che comunque c'è il problema che mancano manca... Mancano cioè per dire ripeto per arrivare alle survival Series, mancano due mesi perché le survival Series è il 25 di novembre, mm -hmm. è un po' tanto per arrivare a per essere il Wargames lì. Se lo fai a inizio novembre, hai un mesetto, stringi i denti un mesetto e te la puoi sfangare. Mettiamola così. Mm -hmm. eh, però è, è quello lì, è quei due mesi che mi danno l'impressione che potrebbe non esserci il Wargames alle Series. Mm -hmm. Ma questo match a squadre sia prima. Sì. Eh, comunque... ripeto L'unica questione è capire poi cosa fai per su Virgo mm, esatto. Boh, vediamo vediamo un, po cosa, vediamo un po' cosa capita. Vediamo un po' cosa, cosa, cosa hanno in mente. Diciamo per questo, eh, diciamo, per, questo per, questa, per questa situazione. E altre cose allora, per lunedì prossimo, cosa hanno annunciato, però? Hanno annunciato un paio di cose, mi sembra. Adesso vado. Vabbè, il match tra Becky e tra sì, Becky, tra la vincitrice del match. Uh, tra uh, tra appunto come si dice tra Becky Lynch e Bethany Stratton contro, contro Tiganox tiga lunedì prossimo per quanto riguarda uh, per quanto riguarda Raw uh, poi c'è anche hanno annunciato ha uh, annunciato altre due cose aspetta Ah, uh, la firma del contratto tra Gunther e Tommaso Ciampa non abbiamo parlato di questo perché Tommaso sì. Ciampa ha vinto il suo, suo match appunto contro, uh, contro contro Ludwig Kaiser e ha sfidato ufficialmente uh, Gunther a firmare a fir firma, firma il contratto Codardo, firma sì. il contratto codardo e, e vediamo cosa vediamo come va a finire con, uh, per, con, uh, con lui e Gunther con Tommaso Ciampa sarà il match di fastline a, a questo punto sì. per il del continentale non penso che vinca Tommaso Ciampa, mi no. piacerebbe, ma non penso che, che vinca. No, e ovviamente soprattutto... Se... Vai, scusa, continua. Rimango convinto che sarà Gable a portargli via quel titolo a Gunter, che però sì. è un piano che voglio un attimo lasciargli un paio di, di settimane per... Ok. Eh, un mesetto, due per cercare un attimo, per farlo rincorrere eh, Gable sì. in questa situazione. L'idea che ho è che, visto che c'è questa cosa che... Primo pare che gira voce che sti cazzo di DIY li devono riunire, Sempre. non vorrei che alla fine con un pestaggio a tre contro uno da parte del, del coso del, del, dell'Imperium, sì. alla fine si uniscono, eh, torna, torna Gargano a dare una mano a... a Tampa. Può essere, per, può essere sicuramente, per... sicuramente un'opzione. Vediamo, e se, poi, vediamo ri, se, se sarà effettivamente di, così. Vai, scusa. Riunisci, DIY, riunisci magari DIY. Sì. Perché comunque pare che Gargano fosse a Stanford la, la settimana scorsa. Sì, non sappiamo perché Quindi... non sappiamo perché, può essere qualunque cosa. Però, diciamo che questa voce dei, dei DIY di nuovo, di nuovo uniti gira, da, gira già da un po' di tempo. C'è anche Ciampa che sui social faceva la. stava cercando. Andava in giro con i volantini a cercare ragazzi. Sì, a, e, a pare che abbiano... Sono non mi ricordo dove era uscita sta cosa di, diciamo, di, di, di Ciampa dei DIY. Eh, mi sembra che gli abbiano... che una, eh, diciamo, un, uno spettatore gliel'ha chiesto e ha, diciamo, lui ha detto una cosa del tipo, tipo, o non dipende da me, o... Eh, eccolo qua, sì. Eh, ha scritto, l'ha detto. Eh, una, un ragazzo vicino a me... Vicino me ha chiesto a me cioè ha chiesto a Ciampa di diciamo di eh, ha chiesto a Ciampa mentre era vicino a lui durante la pausa pubblicitaria. Gli ha detto eh, rimetti insieme DIY e Ciampa dice ci sto provando. Quindi può essere puoi vederla in qualunque modo. Diciamo questa, questa, questa frase può anche vuole essere semplicemente semplicemente keyframe, anche per, per dire però Grazie. effettivamente on screen non l'hanno diciamo non l'hanno mai detto sto cercando di, di, riunire, di riunire DIY, quindi è una cosa proprio online, che è uscita come, come cosa boh, vediamo se sarà effettivamente così eh, avrebbe, cioè, completamente, allora, avrebbe completamente senso Dai. è il solito discorso in questi casi di capire cosa, la, cosa, cosa i wrestler cerca, fanno, fanno sui loro social di loro spontanea volontà e quanto sia WWE a chiedere di fare certi, certi skit perché bisogna capire, perché effettivamente on screen la cosa lì di, di Ciampa che cerca Gargano non l'hanno mai portata però bisogna, però bisogna capire se quelle robe con lui che andava in giro con i volantini per Gargano erano effettivamente una sua idea che si è portata avanti sui suoi social che però se non sbaglio anche i social della WWE gliel'avevano condivisa quando lui andava in giro con i volantini backstage quindi boh, bisogna capire bisogna capire da dove è partita quella cosa lì e sì. poi da lì poi si capisce dove va a parare la situazione co cosa faranno cosa potrebbero fare mettiamola così mm -hmm. E niente, questo è quadro per quanto riguarda. Uh, per quanto riguarda, diciamo, uh, diciamo, Ro questa settimana. Per uh, SmackDown, cosa c'è annunciato? Per uh, diciamo, per la puntata uh, di, di, di venerdì. Non mi ricordo. Mm -hmm. Vediamo, andiamo a vedere, perché uh, chi sarà? Ah, eh, eh, c'è Re Mysterio contro Escobar. Che comunque ah, finisce. Ah, per i titoli? Stati Stati gli... Per i degli Stati Uniti, sì, giusto. Che finisce con le street profit che li uccidono, Sì perché devono, perché devono rifarsi? Devono rifarsi, diciamo, sì. i. Uh, come posso dire, i. Um, I Street Profits, Profits i Riders. Devono, devono rifarsi dopo quello che è successo, esatto? Ass assolutamente. Sì. E altro, poi? Cosa c'era? Diciamo a parte, a parte quello. Sicuramente c'è qualcos'altro. Uh, Ciao a fare contro Bailey. E con tua grande gioia il Grayson Waller, effetto con Bobby Lashley. Effetto con sono le Bobby Lashley, sì. Le, tue, le tre cose che hanno, che hanno annunciato. Eh, ric ricapitoliamo anche la card di NXT No Mercy. In programma, uh, in programma il, uh, durante il weekend. Scusatemi. Sì. Uh, abbiamo ricordiamo, uh, il kickoff dal luna nella notte tra sabato e domenica sul Davide Minetto Per quanto riguarda l'Italia, Pico che è in giro, uh, in giro, per, il, uh, in giro per il mondo. E, uh, e anche, uh, e anche altri, altri servizi estremi naturalmente La card invece main card alle due Abbiamo no andar contro Butch in un match per Heritage Cup Quindi ovviamente con i round, con i round inglesi uh, Carmelo Ace contro Ilya Dragonov per il titolo di NXT Brombrack contro Baron Corbin in un match 1 contro 1 Molto bella la rissa tra l'altro che ha chiuso NXT Sì, io, quindi, io no. per quel un match po un po La parte finale è un po' esagerata se vogliamo Coloro Io che, di che, sfond che sfondano sì. il muro di cartapesta e 90 persone che arrivano a bloccarli. Vai. Sì, però ammetto di essere in Hype per quel match, sai? Può essere, se la giocano bene, può essere. Può È essere, diciamo, molto no... divertente. Sì. Uh, mi aspetto che finisca in vacca Però però vediamo. Perché, con il diciamo, con il ritorno di, di cosa, con il ritorno di Wagner. Io mi aspetto più che quello, mi aspetto che magari può essere che uh, Vince Bron Breaker e poi sta per fare la stessa cosa che ha fatto a, a, a Corvin, a Von Wagner. A Corbyn, a Von Breaker, sì. E sì. arriva Braun Breaker a salvare Corby a Von Wagner. Von Wagner, si. Sì. Sì poi abbiamo Von Breaker, Beck... ho detto Sì. No, hai detto hai detto, detto, hai detto proprio Von che tu abbia detto Però ah, ok sì. uh, Becky Lynch sarebbe bello Von che fa una mossa e Von arriva a salvarlo sarebbe Von... No, <ride> oppure Von Breaker, sarebbe quanto, quanto, la... quanto meno esatto quanto meno curioso è la, uh, la fusione poi abbiamo Becky Lynch contro Tiffany Stratton Extreme Rules Match per il titolo femminile di NXT Dirty Dumbling Mysterio contro Three Queenians per il titolo nordamericano e poi La Famiglia ovvero Tony D'Angelo e Ceni Stax contro gli OTM Uh, Lucian Price, Bronco Nima accompagnati da Scripps i Creed Brothers e i Los Lotarios in un Fatal 4 Way Tacti match per il titolo uh, tag di NXT. Questo è il programma per quanto riguarda uh, No Mercy. Per quanto riguarda invece i programmi della WWE nel nostro paese, vi ricordiamo che SmackDown potete vederlo in diretta nella notte tra venerdì e sabato alle 2 su Discovery Plus. On demand poi il giorno dopo, tutto in lingua originale. Mentre la versione in lingua italiana la potete vedere in versione integrale martedì mattina da mezzogiorno su Discovery Plus. E alla sera alle 23.15. Invece uh, su Dimax, per quanto riguarda Raw l'appuntamento è per la notte tra lunedì e martedì alle ore uh, 2 in lingua originale live su Discovery Plus. Uh, il giorno dopo, on demand, naturalmente, in versione anche lì integrale e in lingua originale. Uh, per la versione in lingua italiana, l'appuntamento è sempre venerdì mattina, intorno a mezzogiorno, in versione da circa 100 minuti, col commento in lingua italiana su Discovery Plus. E poi lunedì sera alle 23.15 su Dimax. Uh, la puntata di NXT, invece, di questa notte è già online su Discovery Plus. La versione in lingua italiana della scorsa settimana è andata online questa mattina, intorno a mezzogiorno. Verrà trasmessa questa sera alle 23:15 sempre su Dimax in televisione. Canali 52 di digitale terrestre, 170 di Sky, 28 di TV Sat, tutti e tre naturalmente in alta definizione. Se poi volete un altro ripassino sugli orari, abbiamo il nuovo spot pubblicitario gentilmente fornito dagli amici di Warner Bros. Discover Italia. Saltare, cadere, rialzarsi ancora. Saltare, cadere, rialzarsi. Ancora. Saltare, cadere, rialzarsi. Fino al successo. C'è l'uno, c'è il due, c'è il tre, c'è la vittoria. Non perdere la WWE. Guardala in contemporanea con l'America con commento originale solo su Discovery Plus Live on demand. Riguardala con commento in italiano su Dimax, canale 52. Per quanto riguarda invece eh, l'AEW, la card di Dynamite di questa notte, Zero Miedo contro Matt Jackson, contro Orange Cassidy, contro Austin Gunn in un Fatal 4-Way match. Uh, Willow Nightingale contro Julia Hart, poi abbiamo Christian Cage e Darby Allin che, eh, che faranno un'intervista con Jim Ross promo di MJF e Adam Cole e la firma del contratto tra M e Adam Page e uh, Swerve St uh, Strickland in attesa del loro, uh, del loro match, uh, del loro match in programma questo weekend a WrestleDream con l'Elite e uh, la Mogul Embassy che sono banditi da Bordo Bordoringa per questa firma di contratti uh, per quanto riguarda Rampage non abbiamo niente dal punto di vista dei match annunciati, mentre per per quanto riguarda Collision, eh, l'ultima, diciamo, l'ultima, l'ultimo show prima, eh, prima, appunto, di restare in programma questo weekend la notte tra sabato e domenica, abbiamo Andrade Lidolo contro Juice Robinson e Best Friends contro The Kingdom, i due match che sono annunciati fino a questo momento. Eh, per quanto riguarda i programmi della EW, Dynamite venendo in diretta questa notte alle 2 su Plus su Fight.tv. Per quanto riguarda invece. Uh, per quanto riguarda invece uh, Rampage, appuntamento nella notte tra venerdì e sabato alle 4 sempre su Fight.tv, abbonamento AW. Collision invece nella notte tra sabato e domenica alle 2 sempre AW Plus, su Fight.tv. Per quanto riguarda invece i programmi in lingua italiana, l'appuntamento per quanto riguarda Dynamite è nella uh, giornata di venerdì su Sky Sport Arena alle ore 18. Mentre per quanto riguarda Rampage, l'appuntamento, primo passaggio, è domenica sera, anzi mh, domenica notte in realtà, a mezzanotte. Notte 15 su Sky Sport Arena, 45 minuti prima della Zero Hour che comincia a luna di notte e che precederà poi il pay per view che è trasmesso su Sky Prima Fila. Uh, se volete vedere Wrestle Dream, di cui adesso vi ricordiamo la card, l'appuntamento è nella notte tra domenica e lunedì, Zero Hour a luna su YouTube, Sky Sport 1, Sky Sport Arena e anche altri social della AEW, mentre pay per view solo su Sky Prima Fila al costo di 9,90 euro, su Fight.tv al costo di 15,99 euro se avete l'abbonamento Plus e 18,9 euro rinnovati invece se lo volete comprare su YouTube la card per quanto riguarda questo evento, nella notte tra domenica e lunedì abbiamo Brian Denison contro Zexelburg Junior, Emin Adam Page contro Suer Strickland, FTR contro gli Ossi Open per i titoli di coppia AW, uh, Adam Cole MJF contro i Righteous per i titoli di coppia Ring of Honor Chris Jericho, Kenny Omega Cote Bushi e Kota Ibushi contro Konosuke Takeshita, Sammy Guevara e Will Osprey, Christian Cage contro Darby Allin, Tuoto Free Falls per il titolo TNT e W. Eddie Kingston contro Cazzo Yoroshibata per i titoli del mondo Ring of Honor e il titolo Strong Open Weight of the New Japan, Crested Lander eh, contro Giulia Art per il titolo TBS, e poi eh, I eh, Guns, Lucha Brothers e Uh, Orange Cast di Euk in un 4-way acting match per guadagnarsi una futura shot ai titoli di coppia e uh, Non ho altro da aggiungere per quanto riguarda questa edizione di Rest in Cafè. Quindi, grazie by anzi, scusa, Grazie a Mattia Di Noi che ci ha fatto compagnia fino a questo momento. Buon proseguimento di serata. Grazie a voi, ci sentiamo nel weekend. Lunedì, nel weekend sì Ci sentiamo Marted... tra... in realtà diverse volte c'è la live reaction. Esatto, ci sentiamo con la live reaction. Nella notte, nella notte tra sabato e domenica Sul canale di Maxis Awesome su Twitch, per quanto, Twitch riguarda, sì. uh, per quanto riguarda NXT No Mercy Poi a botta calda per i nostri abbonati ai pa Al Patreon e YouTube uh, Domenica mattina e lunedì mattina Domenica mattina per NXT e lunedì mattina Per, uh, per AW Wrestle Dream E eh, quella la farò io E poi per quanto riguarda invece l'appuntamento con Press Cafe by Night ci sentiamo martedì sera alle 23 Perché poi c'è la, uh, la Champions League Quindi commenteremo c'è la Champions League? Sì, c'è Champions League la prossima. Quindi commenteremo, commenteremo le partite e poi al termine arriviamo. Arriviamo con la puntata di Rodi, eh, Con il post show, credo scusa, di Money Night Raw. Uh, sei in diretta sul tuo canale in questi giorni per caso? Sì, Mortal Kombat. Ah, Mortal perfetto Kombat. Oh. Quindi tutte le sere alle 20 è l'orario tuo, giusto? Ormai? Eh, no, da domani probabilmente inizio alle 21. Perché poi dopo okay. la pacchia è finita, tornano i vecchi. Ok, Do allora da domani. Dopo 4, da domani, domani dopo, 4, mesi, dopo 4 mesi tornano i vecchi. Ok, va bene. Uh, stasera, uh, stasera noi siamo in onda dalle. No, 20... da stas stasera alle 8. Domani, okay. probabilmente dalle 9 in poi. Quindi, twitch.tv, slash Dante -mdn per appunto. Uh, il diciamo lui che gioca Mortal Kombat e anche altri giochi quasi ogni sera uh, stasera su questo canale twitch.tv slash di cento, dalle 20.40 seguiamo le partite di campionato e poi al termine i pallonari post partita dalle ore 23 con uh, commenti e analisi de della giornata, domani sera di nuovo 20.40 per Genoa Roma e uh, tra poco perché ci ascolta in diretta su youtube.com slash Suma c'è la radio cronaca del, del direttorissimo di Mauro Suma che se con la quale seguiremo la partita di Cagliari-Mila anche se noi non saremo fisicamente in onda in, in voce. Uh, niente per quanto riguarda i podcast ci sentiamo tra domenica e lunedì con Rest in cafe, poi come detto martedì prossimo dopo la Champions League per Rest in cafe by night che ritorna alla sera in formato autunnale. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento, buon proseguimento di serata, bye bye. Ciao. Rest in Caffè by night vi è stato offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu, uguale prezzi d'ingrosso, FBA di Bruno, corso potenza 183, angolo di Alucento, Torino.